Salve a tutti ragazzi, sono Luigi di Non Solo Live in diretta da casa mia. Oggi con me abbiamo un ospite d'eccezione che da tanto tempo non navigava sul web e non tornava sul web, nonché Ricky Croc 77! Ciao a tutti Eccolo ragazzi, qui, eccolo qui, finalmente. eccomi qui finalmente, sono Ricky Croc 77, reduce, anzi re di vivo, non reduce. Redivivo, Dopo la recensione che abbiamo fatto insieme di Meg, che vi invitiamo ad andare a vedere, e naturalmente. oggi siamo qui in una nuova Non Solo Live. Ringrazio come sempre Luigi per Grazie, grazie a te, grazie a te. l'ospitalità. Non so se hai letto, ma Michael Gross ha ufficialmente chiamato per comparire in Tremor 7. Oh, Madonna, Per fare non che... finiranno mai. Esatto, continueranno all'infinito, che dovrebbe entrare in produzione l'anno prossimo, ad aprile Dai, 19. dai, dai. Speriamo che per ottobre dell'anno prossimo sia già Sì, dai, pronto. sì, dai. Secondo Poi me, vabbè. comunque, più o meno avevamo previsto bene che hanno fatto una specie di nuova trilogia con Beh, Michael sì. Gross Beh, sì. e suo figlio, Travis. No, stavo dicendo un cognome che non c'entrava niente. Mi sono fermato in tempo per non fare la brutta figura. Perfetto, ci siamo, ci siamo. Ok, No, allora. in realtà stavo dicendo Travis Walton, che sarebbe una persona che è stata rapita dagli alieni. Allora, non so perché, mi è venuto a dire Travis Beh, Walton. sì, è simile, dagli alieni. Ma Sì, non so se hai visto mai tu quel film che si chiama Bagliori nel buio. È un film che no, parla proprio di questo no, Travis Walton, che è un contadinotto sempliciotto, texano se non sbaglio, che sì, è molto terra-terra, insomma. Che una notte improvvisamente viene rapito dagli alieni mentre sta nel suo camioncino, viene proprio rapito e dice che gli hanno fatto degli esperimenti, insomma. Però il film ha degli effetti speciali, mamma mia, impressionanti, sembrano veramente reali gli Sì, effetti. allora lo recupero. Ah, io quando mi hai detto è uno che è stato rapito dagli alieni, pensavo fosse una storia vera. No, 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 ma infatti è una storia vera. Ah, è una storia vera. È una storia vera Oddio. di cui poi hanno fatto i film Il film. nell'80. Mi Se non immagino bello sbaglio. sulla locandina con l'alieno tratto da una storia vera. Che poi tra l'altro, sì, vabbè, lui dice di essere una presunta vittima e ipotetica vittima di rapimento alieno, probabile, Wow. non si sa. Cioè, lui racconta di essere stato rapito, però Sì, non lo sappiamo. ma Non lo i cerchi sappiamo. nel gra hanno Nel grano, chi lo non ha più sa? il cervello adesso questo, Vabbè, cioè probabilmente. gliel'hanno ascoltato. Dalla faccia che ha, direi che non ce l'ha più. Comunque. Aspetta, me lo vado a vedere perché mi è incuriosito. Ah, ma sai che forse avevo visto un documentario con questo qui? Forse su Sì, History. di solito su History Channel fanno Su History, allora sì, l'avevo queste visto tempo fa. Sì, ho cose. Abbiamo capito. Alessandro Pedretti che ha commentato con un Ah, sì. appunto. Ah, è un mio amico, sì. Guarda, Puoi scrivere pure, tranquillo, puoi scrivere pure. scrivi Ale, loro, guarda, ci saranno i miei amici che ci scriveranno forse delle cose strane, Scrivere. perché, tipo, Vabbè, tanto non, salutiamo. se sono strane non le leggiamo. Esatto, no, vabbè. Qui per parlare di un argomento che ci sta molto a cuore a entrambi. Sì, molto caldo. Aspetta che in Molto realtà... Ah no, però è laggiù. Volevo prendere il mio Godzilla. Vabbè, caldo. non Ah, vabbè, spoileriamo. non importa, vabbè, l'hai già detto, quindi il mio Ok. Godzilla Il mio e Godzilla. Vabbè, Cthulhu che più o meno anche lui è un titano. vabbè. Beh, Possiamo sì. definirlo così, Però tanto... quello è il titano che vincerebbe con tutto, cioè Esatto, sì. Godzilla sarebbe niente in Sarebbe confronto. spacciato. Ma infatti noi lanciamo un appello alla Legendary, vogliamo Godzilla versus Kong versus Cthulhu. No, in Versus realtà, tutti i mostri. no. No, in realtà io in realtà vorrei proprio un film a parte della Legendary di Cthulhu, Di proprio Cthulhu, mamma direttamente. mia, ma quanto sarebbe epico! Quanto Cioè, proprio sarebbe. dove c'è il Serizawa che fa Let them fight. Una team fight, Cthulhu versus Godzilla. No, sarebbe troppo epico. Un film alla Lovecraft. Abbiamo una certa Giorgia che scrive Sandro è il nostro re, che sarebbe quella di prima. Grande. No, Giorgia è una mia amica, la salutiamo Ciao, tantissimo. Giorgia. E sì, Sandro è il nostro re sempre. Sì, perché quando abbiamo saputo che sarebbe dovuto uscire il trailer di cui vi andremo a parlare questa sera, quindi Che possiamo poi dirlo. comunque, sì, che poi comunque ci hanno messo i bastoni tra le ruote perché volevamo Mamma mia, farlo, mamma cioè, mia. doveva Cioè, uscire allora, prima questo trailer, poi è stato sì, ma in posticipato, realtà c'erano tutti. vergognoso.
C'erano tutti i fan della Marvel che anche loro, poverini, stavano penando. No, in realtà settimana scorsa c'erano due schieramenti, i fan della Marvel e i fan di Godzilla. Sì, i fan della Marvel, Avengers. Avengers, che tra l'altro quelli della Marvel, poverini, Avengers, ogni giorno dicevano esce, 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 poi non è uscito mai. Godzilla pure l'hanno rimandato per... Tipo, doveva uscire domenica, avevano detto. Domenica. Poi, no, doveva uscire proprio prima di domenica. Poi quindi tra sabato e domenica, mi esatto. Sa. Poi Michael Dougherty, il regista, dopo diverse richieste da parte dei fan, ha ufficializzato su Twitter che il trailer sarebbe uscito domenica. Poi la Legendary ha detto, no ragazzi, domenica lo mostreremo al Tokyo Comic Con, ma uscirà lunedì. Sto Godzilla non voleva arrivare. Non arrivava mai. E poi finalmente eccolo e siamo qui per parlare. Oh, sì. Ah, no, aspetta, io ne ho già parlato. Tu ne hai già parlato nella tua reaction, sì. Beh, dai, quindi dai, abbiamo fatto una sorpresa allora. Non beh, sì, in un certo senso sì. È stato più sorpresoso. Allora. Un momento, abbiamo una domanda. Una domanda? La domanda da Sandro Pedretti, vabbè, se ormai siamo entrati in intimità, se vuoi ti chiamo Sandro. Guarda, puoi chiamarlo Sandrino, lui il suo nome è Sandrino, per noi, per tutti noi è Sandrino. Vabbè, comunque in ogni caso, una domanda, dice, domanda serissima, com'è che Black Sheep non ha vinto neanche un Oscar? Qua c'è una storia in realtà, perché Black Sheep... Ho fatto vedere ai miei amici Black Sheep al Capodanno dell'anno scorso. Ma come li tratti male? Nel senso li fai proprio soffrire dal punto di vista cinematografico. Sì. Li fai vedere, che ne so, Taxi Driver, li fai vedere Black Sheep. Allora, ci siamo visti Black Sheep, poi It, quello degli anni 80. Carino, e poi un altro forse. Non mi ricordo, comunque Black Sheep, capolavoro totale, vogliamo il 2 e vogliamo che venga candidato ai prossimi Oscar come miglior film. Beh, si può aprire una petizione magari. Una petizione, comunque a parte gli scherzi a me piace un sacco. Ricorda un po' i primi film, Black Sheep. Ok, viva gli gnocchi alla romana, poi loro capiscono comunque. Sanno loro. Parliamo di questo trailer. Parliamo del trailer. Parliamo. Allora, il trailer, che dire... Il trailer è epico, bellissimo. Assolutamente. Il primo trailer, quello uscito al San Diego Comic Con, mi aveva esaltato in una maniera incredibile. Secondo me, ma secondo tutti gli altri, era... No, dicevo con Claire de Lune. Claire de Lune di Debussy, bellissima, resa in maniera epica. Ma infatti allora, come montaggio e come musica, ho preferito forse il primo trailer. Beh, sì, comunque mostrava meno... Esatto, poi diciamo che il primo trailer mostrava delle immagini molto poetiche, tipo Godzilla che sparava il suo raggio atomico verso Mothra, il cielo. Mothra che usciva dal bozzolo, che tra l'altro ricordava molto la scena di Kong Skull Island quando... Ah, è vero. Mi ha ricordato molto quella scena. Oppure anche Mothra che spalancava le ali. Diciamo, era un trailer perfetto perché non rivelava nulla. Eppure era di una potenza incredibile. Questo trailer dice di più, dice molto di più perché rivela le varie creature che vedremo nel film e che comunque c'erano già state confermate. Più qualche piccola sorpresa di cui con Luigi abbiamo già discusso un po' in privato. Sì, siamo in privato, sì. Esatto. E poi abbiamo delle teorie, però ne parleremo dopo. Bevo un attimo. Okay. Sì, l'acqua è sempre necessaria. L'acqua è sempre necessaria. Quando si per parla gli speaker, per gli speaker. Esatto, per noi speaker radiofonici. E quindi diciamo che questo trailer mi è piaciuto perché io avevo un po', tra virgolette, paura. Perché nel senso... non so se Luigi se lo ricorderà sicuramente, il primo trailer di Kong Skull Island, quello uscito al Comic Con, era un trailer molto serio, molto cupo. Ma infatti sembrava proprio un film serio. Esatto, sembrava un film... Proprio come, diciamo, Godzilla, il primo di Gareth Edwards, che era serio. Esattamente, infatti facendo comunque parte dello stesso universo, di cui poi andremo a discutere anche dopo riguardo... A disquisire, usiamo un termine aulico. Diciamo che facendo parte dello stesso universo pensavamo che più o meno tutti i film avrebbero avuto il tono del Godzilla di Gareth Edwards che noi abbiamo amato, difenderemo per sempre, secondo noi è un grandissimo monster movie.
Assolutamente. E poi in realtà col secondo trailer di Kong hanno aggiustato il tiro, perché ci veniva presentato il personaggio di Marlowe interpretato da John C. Reilly, che diciamo ha rivelato la vera anima comica del film. Come che diceva, tienilo giù, il tuo amico può metterla giù, il tuo amico può metterla giù, lui è Kong. poi no, a me fa troppo ridere quando dice quella donna è più bella di un hot dog, è una birra a Wrigley Field, la prima di campionato. E diciamo che Kong parlare più delle varie gag che diceva della barba, sì, della barba, sì, ti accoltello, anche quando erano sulla barca, che abbiamo anche citato nel nostro video su Meg. E diciamo, Kong si prestava comunque a un tono un po' più scanzonato. Assolutamente. Io comunque, la mia speranza era che comunque questo sequel di Godzilla, diretto stavolta da Michael Dougherty, un regista secondo me fantastico, che ha diretto Trick or Treat, che secondo me è il suo capolavoro. Quello è bellissimo. Bello. È veramente bellissimo. Un film di Halloween che ha creato comunque un'icona. Se non sbaglio c'era John Landis che faceva un cameo, se non sbaglio. Mi sa di sì, c'era John Landis, però mi sa che era... Vabbè, c'erano anche... Sì, era mascherato, perché era tipo il padre di un bambino, sì, demone, sì, una roba, sì, del, sì, genere. E poi c'era anche Brian Cox, grandissimo attore, che faceva il vecchietto, quello, l'autista. Ah, sì, è vero, vero. E poi diciamo, è un film, perché Dougherty è un fan proprio sfegatato degli horror anni 80, ama i mostri, è cresciuto con Godzilla, quindi era l'uomo giusto dopo comunque la dipartita di Gareth Edwards a cui affidare questo progetto. Sì, peccato, insomma. E poi ha diretto anche Krampus, che mi è piaciuto, non quanto Trick or Treat, però un ottimo film di Natale, infatti tra poco è il film giusto, perché è una specie di Gremlins, però per le nuove generazioni. Però diciamo, in un certo senso, sia che mescola sia seriosità che ironia. Esatto, esatto, un film molto che... Esatto. Infatti mi ricordo tipo La Vecchia, che c'era una scena dove c'era la vecchia che sparava... Sì, che c'era questa signora, che era la zia Dorothy, mi sembra, si chiamava. Sì, sì, che, sì, che diceva che quando il bambino urlava contro tutta la famiglia, diceva, non vi sopporto più, il Natale mi fa schifo. Che tra l'altro il padre del bambino è quello che sta in Piranha 3D, quello che viene mangiato alla fine da... Ah, ma quindi dove sono mamma e papà? Dove sono mamma e papà? Bah, altro capolavoro Piranha 3D. Ma capolavoro del trash, se vogliamo. Capolavoro del trash. E quindi diciamo, le mie speranze per questo sequel era che sì, Dougherty desse una propria impronta personale al progetto. Infatti l'impronta c'è. Esatto, si vede tutto. Ma che mantenesse comunque quell'aura cupa, come hai detto anche tu, Luigi, nella tua reaction, e quasi di maestosità, che comunque io non ce lo vedevo Godzilla tanto ironico come Kong. E diciamo che questo trailer ci ha accontentato, perché è un trailer molto serio. Chissà dove vogliono arrivare. Esatto, e cioè anche la musica scelta con queste percussioni, quello dum, dum, che è molto primordiale. Mi ha ricordato un pochino appunto il tema musicale, quello originale di Godzilla, quello del 54, i Fukube, esatto. Tra l'altro una chicca per i fan: le colonne sonore di questo film avranno gli stessi temi del Godzilla originale. Perché tra l'altro ha lo stesso titolo, quindi... Esatto, ha lo stesso, King of the Monsters, è vero. Che tra l'altro me l'hai fatto scoprire tu, Luigi, questa cosa del titolo. Ah, sì, perché... Io no, non perché... Sapevo, sì. Perché... No, perché in una prima, diciamo, la versione quella giapponese si chiama, semplicemente Gojira, che poi in America, quando hanno fatto l'edizione americana con le scene con Raymond Burr, quello di La finestra sul cortile... Sì. Hanno deciso di chiamarlo, non so, per enfasi, non so, proprio Godzilla King of Monsters. King of the Monsters, sì, per gli americani che devono far vedere che l'America è sempre più... Esatto, è la king proprio, è la queen. E infatti, non a caso, poi tutti gli altri film sui mostri li hanno fatti loro, altro che esatto, la Toho. Esatto, sì, poi comunque loro si sono ispirati. E dopo il Godzilla di Emmerich, che se una volta... Vabbè, sì, quello... Che è carino, secondo me, diciamo, che sì, non è Godzilla, però... Poi dopo comunque il bellissimo reboot di Edwards, che io lo considero sia un reboot che un sequel, perché comunque si citavano gli eventi del film del 54. Beh, sì, si diceva nel 54... Abbiamo risvegliato qualcosa. Tanto io continuo a ridere per il doppiatore di Kawatara, che anche in questo trailer dice, no, noi saremo i suoi. Mi fa troppo ridere. No, perché credo che, allora, io ho visto sia la versione originale,
di Ken Watanabe, ma lui parla inglese normale. Non sì, so perché, parla, sì, non sì, so sì, perché in italiano abbiamo messo il doppiatore giapponese, stereotipo. Esatto, sì, perché lui ho scoperto solo ieri che è giapponese veramente, però parla comunque abbastanza. No, no, ma infatti anche nel primo Godzilla, quello di Gattivars, lui parlava normale. In italiano abbiamo messo il doppiatore giapponese. Abbiamo messo il doppiatore giapponese che parla in italiano, una cosa bellissima. E tra l'altro ho scoperto che questo doppiatore giapponese che parla italiano è un attore italiano, per giunta. Ah, recita proprio in italiano. Sì, ha recitato in parecchi film un po' trash degli anni Ottanta, tipo I Guerrieri dell'anno 2072, tipo questi film qua. Wow, proprio i classici film che uscivano. Sì, sì, ma faceva piccole parti. Ma insomma, in realtà erano... ieri ho visto un video, perché cercavo qualche intervista sua per vedere che voce avesse. Ha fatto tipo un video dove era in montagna, ma ha una voce diversissima da quella che usa per doppiare. Italiana, sì. Comunque, molto bravo e ci fa sempre ridere. Let them fight, che combattano. Che combattano, bellissimo. Quella frase è... tipo, no, dice che combattano. Che combattono. Tipo così dice. L'arroganza dell'uomo è com'è che era? È credere che la natura sia sotto il suo controllo e non l'esatto contrario. Bellissimo. Che combattono. E quindi, diciamo, il trailer è bellissimo perché mostra comunque le cose che ci aspettavamo, qualcosina in più, ma non spoilera tanto, non fa capire cose della trama, anche gli stessi personaggi che comunque avevano una certa rilevanza nel primo trailer, tipo quello di Vera Farmiga, che dovrebbe essere una delle protagoniste, qui non parla mai. Infatti, a quanto ho capito dal primo trailer, Vera Farmiga dovrebbe essere, perché io e un'altra persona di cui credo non possa fare il nome perché è in privato, però tu credo tu sappia chi è. Sì, ho capito. Ecco, sì. Okay. Io e lui abbiamo ipotizzato che Vera Farmiga non sarebbe altro che la protagonista, diciamo il remake della protagonista, il personaggio suo, di Ghidorah, il mostro a tre teste. Esatto, perché c'è questa qui, insomma, che prevedeva il futuro e che era collegata mentalmente con Ghidorah, no? E quindi anche poi dal trailer, se ti ricordi, diceva tipo mi dispiace ma questo è l'unico modo. È l'unico modo, io, sì. Esatto, io e lui abbiamo ipotizzato che lei potesse essere effettivamente quella che fa risvegliare Ghidorah. Abbiamo ipotizzato, poi non sappiamo, è una nostra... Una sorta pensiero. Di villain in un certo senso. Sì, che è collegata mentalmente a perché se ti ricordi anche il marito, che ho scoperto che... Kyle Millie Chandler. Chandler e Millie Bobby Brown, quelli sono una famiglia. Sì, è vero. Si è confermato che saranno madre, padre e figlio. E infatti il padre, se ti ricordi, diceva nel trailer... Lei ha totalmente perso la ragione. Tra l'altro le dà del lei con sua moglie, però vabbè, piccoli errori del doppiaggio. No. Oh, abbiamo il nuovissimo Mirefilm che dice buonissima serata, ragazzi! Grande Walter! Ciao, Walter! Ciao Walter, buona serata anche a te. Siamo contenti che... Buonissima serata! Ciao Walter! Dicevamo, no, che appunto Kyle Chandler diceva lei ha totalmente perso la ragione, sì. Perché appunto probabilmente... Forse abbiamo sempre ipotizzato io e questa persona qui che lei avesse risvegliato il mostro Ghidorah appunto per cercare di far combattere gli altri mostri, insomma, oppure insomma, più o meno questa cosa qua abbiamo ipotizzato, poi non sappiamo se effettivamente sarà così, però è molto ho qualche speranza che forse vada così. Che sia così, ma sai che in realtà io penso che lei non sarà proprio una villain, perché comunque secondo me il villain sarà Charles Dance, quello che si vede anche in questo trailer. Non lo so, a me sembrava più che altro una persona... Quello che diceva Lunga Vita, esatto. Che lui tra l'altro era Clemens in Alien 3, che è il dottore che faceva una finaccia. E molti lo ricordano faceva il cattivo con Schwarzenegger, l'Action Hero, bellissimo, esatto, sì, lui. Quello è bellissimo. Sì, esatto. Diciamo che pensa che ci sono, non so se hai letto Luigi, ci sono delle teorie riguardo questo personaggio, è abbastanza confermato. Avevano pensato che fosse Tom Hiddleston. Esatto, secondo me, allora, diciamo che... Io ho controllato su IMDb, che è un sito abbastanza serio, sì. E ho visto che il personaggio ha un altro nome. Sì, ma poi è confermato che sarà una specie di ecoterrorista, un sostenitore del risveglio di King Ghidorah, perché infatti lo vediamo in questa area di ghiaccio in cui è congelato appunto Ghidorah. E poi, non so se hai notato, è presente quelle scene che stavano nel primo trailer dove c'era
Serizawa, Ken Watanabe, in una specie di tuta sott'acqua, Sì, forse. sott'acqua, sì. E E in questo trailer qui non c'è neanche una scena del genere, quindi guarda, ce n'è probabilmente. una molto brevissima, quasi all'inizio, tipo dove si vedono delle specie di sottomarini, ma dura proprio pochissimo, pochissimissimissimo. Okay, nel frattempo, mentre stiamo parlando, voglio vedere il trailer, quello nuovo, per. Esatto, così. Ah sì, i mostri, quelli che. Quel mostro lì che sembrava tipo una specie Ah, di sì. ragno che usciva da Ecco, sottoterra. Perché quello è interessante, quello è interessante. Ne abbiamo parlato io avevo prima. ipotizzato che fosse. Cioè, infatti, io e te stavamo pensando che fosse. Come si chiamava? Evil Kumonga, 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 scusa, che è esatto, che è un ragnone che compare, mi sembra, in Godzilla Final Wars. sì. Sì. Saluto Andrea Fortelli che ci scrive: Ricky Crocs sei un paccaro. E Sandrino che gli risponde: Concordo. Concordo. E Non è quindi chiaro che cosa stiano dicendo. comunque salutiamo Andrea Fortelli e no, sì, con Luigi diciamo che non so se ti ricordi Luigi, ma quando uscì sempre il primo trailer di Kong Skull Sì. Island, sai Sì. quel ragnone che si vedeva, quello con le zampe di bambù? Ah, sì, quello che stava in Kong Skull Island, sì. Esatto, e molti dissero sì, questo è Kumonga, perché in realtà è un ragno gigante Vabbè, e forse quello adesso era uno piccolo. Esatto, e adesso lo stanno dicendo per questo nuovo mostro. Ah, Secondo me, forse. io ho una teoria, poi dimmi la tua. Di mostri classici della Toho vedremo solo Rodan, Mothra, King Ghidorah, Mothra. quelli, e Godzilla, Vabbè, ovviamente. sì, Gli ovviamente. altri mostri, perché comunque oltre a questo trailer anche Michael Dagherty aveva confermato che ci sarebbero state delle sorprese, Ma scherzando. potrebbero essere, e di questa cosa sarei molto contento, delle nuove creazioni della Legendary tipo i Ah beh, sì, Mutant. tipo i muto, sì, è vero. Esatto, però secondo me saranno relegati ad una piccola scena finale. Tipo, mi è venuto questo esempio Ah, qua, tipo tipo. Sì, il ho. monologo. Hai presente quando nei trailer di Jurassic World Fallen Kingdom facevano vedere tipo il Sì, sì, T-Rex sì. allo zoo o il Sì, ma anche. mosasauro? Esatto, maledetti. Mi avete Esatto. fatto credere fino all'ultimo che ci fossero scene più Esatto. lunghe. Esatto, che tutti hanno, che hanno, a parte vabbè, che hanno spoilerato gli ultimi secondi del film, ma vabbè, quella è un'altra storia. Tipo benvenuti a Esatto, Jurassic. a Jurassic World. E tutti pensavano, ah, oh, che figata, ci saranno delle scene ambientali. Invece no, erano Ma dei. infatti io ero speranzoso, ho detto, Madò, che bello, Anch'io. ci sarà una scena in spiaggia dove ci sta Chris Pratt che tira tutti fuori dall'acqua, Es mio Dio, ho detto esatto, che tipo tutti da bello, zero. e io invece no, Sì, io mi immaginavo zero. tipo il mosasauro che si papava tutti i surfisti, o il T-Rex che andava in giro per lo zoo. Neanche sapere che se lo mangia, quindi. Esatto, sì, lo tagliano proprio all'ultimo. E Maledetti. secondo me, poi vedremo, penso, scene simili nel sesto Jurassic Park o terzo Jurassic World. Vabbè, sì. E quindi secondo me la presenza di questi mostri non sarà, vabbè, importante perché sennò se ci mettono 200 mostri non riescono veramente a. Poi hanno calcano troppo la mano, così. Esatto. E quindi secondo me vedremo questi mostri magari in una specie di finale in cui. Che farà da preludio a Godzilla contro Kong, in cui tipo tutti questi mostri si risveglieranno da sottoterra. Adesso si vede anche tipo una montagna che si muove. E E tra l'altro secondo avevamo ipotizzato che me. era Esatto, Anguirus, Anguirus, sì, quella esatto. specie di coccodrillo corazzato. Sarebbe Sì. bello, però Tra non lo so. Io l'altro secondo. il ragnone che dicevi tu sta anche in. Ah no, aspetta, mi sto confondendo. No, 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 no. Sbagliato, ho sbagliato. No, mi stavo confondendo con le mantidi che stavano nel figlio di Godzilla. Ah sì. No, comunque lui compare in parecchi film, mi sa. Adesso non li ho Sì. visti tutti i film di Godzilla giapponesi, però mi sembra che compaia in diversi film. Quale? Quelle specie di mantidi? No, il ragnone. Ah sì, Ragnone, sì, è comparso mi sa in due o tre film, se non sbaglio. Ah, Adesso sì. non so quali sono arrivati in Italia e quali no, boh, non lo Esatto, sì, so. perché è difficilissimo. Io li sto cercando, ma non riesco a trovarli. Ma perché non li Ma sì, distribuivano ma in infatti, Italia? alcuni ci sono, c'è cioè tipo Watang in DVD e Madonna, quanto odio quel titolo, Watang! sembra una mossa tipo Watang. Ma infatti anche YouTube disse, sembra tipo Watang! Ah, è vero che ha fatto la Watang, è vero. E quindi, diciamo, Comunque, la mia teoria è questa qui. molto curiosa però quella scena che sta sempre nel trailer, quello nuovo, Sì? intendo. Si vedono le persone che corrono in massa via e scappano. È vero, quella all'inizio dici? Sì, quella Sì, all'inizio, sì. quella secondo me a giudicare anche dai colori che comunque sono Per non interessanti. parlare.
Per non parlare anche della distesa del mare con i pesci morti. Mamma mia, mamma mia. Ecco, tra l'altro, ecco, mi hai fatto venire un'altra cosa di cui volevamo parlare, che io e Luigi siamo riusciti a vedere un leak di un piccolo teaser che era stato mostrato al Tokyo Comic Con, appunto come, diciamo, anticipazione di questo trailer. E questo leak mostrava quella che apparentemente è sembrata... Dovrebbe essere, e anche secondo altri youtuber e fan, dovrebbe essere la testa del muto. Quella della, del... Esatto, sì. Del muto femmina. Del muto femmina. Quindi... No, aspetta. O del muto maschio. No, forse no, del maschio. Del maschio, perché no. La femmina era quella più grande. È vero, sì, che veniva disintegrata dal raggio atomico. Dal raggio atomico, esatto. Del maschio. Sì. Quindi, adesso, secondo me... E siccome era congelata, potrebbe trovarsi nella stessa zona, nella stessa area in cui si trova King Ghidorah. Esatto. E magari i... Lo penso anche io. Esatto. E tipo i... come si dice? Gli esponenti della Monarch, i membri della Monarch, la tengono lì per studiarla, per trarre... No, chissà. Non so. Non penso rivedremo i muto vivi e vegeti. Perché, cioè, sennò veramente diventa... No, perché erano già, se non sbaglio, due esemplari, quindi dubito che ce ne siano altri. Sì, erano due esemplari. Però se ti ricordi nel primo film... all'inizio, diceva, cioè, quando lui diceva impossibile, questo è molto più vecchio, si riferiva allo scheletro di Godzilla. Sì, di un altro Godzilla, e sì. Quindi è probabile che potrebbe comparire a sorpresa in questo secondo Godzilla, un altro Godzilla ancora. Godzilla, sarebbe epico. Io sai cosa, io mi immagino tipo una scena finale in cui c'è il Godzilla piccolino che viene ucciso dagli altri mostri e lo spettatore fa ma come? Poi dall'acqua emerge tipo il Godzilla gigante. Cioè, e lì quindi Kong dovrebbe crescere ancora a dismisura, assolutamente. Metri. No, comunque, aspetta che stavo vedendo un po' anch'io il trailer. Diciamo che più o meno lo stesso espediente di The Meg, diciamo, dove esatto, c'è il primo Megalodon e poi si uccide, sorpresa il secondo. Esatto. E poi sono stati furbi nei trailer, sono stati molto furbi, perché nei trailer hanno sempre messo scene... Lo squalo. Non si capiva se era più grande, più piccolo. E poi la scena è quella dove si accappottava la barca. Hanno levato lo squalo quello morto. Hanno levato, sì, digitalmente lo squalo. Bravi. Cioè, sono stati bravissimi. Ma infatti la campagna marketing di Meg è stata ottima, perché comunque non ha spoilerato quasi nulla. Assolutamente. Ma infatti io non sapevo nulla della storia. Esatto, ho detto, sì. A parte il libro che avevamo letto entrambi, sì. Non sapevo più di niente. Ce lo si poteva aspettare, però cavolo, sono stati molto bravi a nasconderlo. Io sinceramente in sala mi ero dimenticato assolutamente che nel libro c'era più di un Megalon. Poi appena ho visto la scena ho detto no. Anch'io. Sì, esatto, finisce qui. No, ma infatti in sala mi ricordo che quando tirano su quello più piccolo, tutti si sentì a bisbigliare, ma no, ma ce n'è un altro, dai, vedrai che ce n'è un altro. E infatti poi... La gente, come volevi... CVD, come volevasi dimostrare. No, sì, molto intensivamente, proprio spettacolare. La scena quella dove si vede il Campidoglio praticamente distrutto. A fuoco, sì, insomma. Bellissimo. Mezzo alla lava. E tra l'altro nel primo trailer ho notato che era un'inquadratura aerea normale. In questo caso qui è proprio un'inquadratura vista da un caccia. Cioè, la prospettiva. È vero. Che proprio dal pilota. Che tra l'altro, se noti, ho scoperto vedendo. C'è un video in cui che ha spiegato tutti gli easter egg. Sì. Non so se hai notato, ma in mezzo alle nubi sembrerebbe esserci King Ghidorah quando si illumina. Ah. Facci caso, si intravede la sua sagoma un pochino. Vediamo un po'. Sto vedendo in questo momento in diretta, vediamo. Sì, dovrebbe essere lui. Indietro. Aspetta, qua c'è roba. Oh, guarda, distrutta. Ecco, qua c'è un frame in cui si vede abbastanza chiaramente. Mi sa che hai ragione, sì. Sì, c'è un fulmine che illumina. Sì, che lo illumina. Io non l'avevo minimamente notato. No, io che l'ho visto 5 volte di fila, non l'ho notato. Mamma mia, anche io in questi giorni mi sto drogando, me lo sto riguardando. bellissima quella scena, anche quella del vulcano. Di Rodan, sì, è vero. Tra l'altro Rodan, sono curioso di vederlo, perché in questo trailer non l'hanno mostrato proprio chiaramente. Sì, infatti. Però mi chiedo come mai
da essere congelato Ghidorah si è scongelato. Com'è possibile? Esatto. Cosa è stato a scongelarlo? Questo è interessante. No, non lo so. Spero che non se ne escano tipo, c'è riscaldamento globale. Globale. Può essere, sì. Tipo no, in The Predator che dicevano. Ma non va bene. È uno sarebbe, stereotipo della Skyrim. Sarebbe una bella critica sociale anche. Vabbè, sì, però l'abbiamo già vista in Mega Shark verso Giant Octopus. Sì, anche in The Predator che dicevano che i Predator venivano qui perché il riscaldamento globale. Tra l'altro, Ghidorah, non so, mi sa che nei film giapponesi arrivava dallo spazio, non vorrei dire una cavolata. Sì, arrivava dallo spazio. Qua, sì. Non so se sarà qualcuno a scongelarlo. Perché effettivamente sì, l'espediente della creatura congelata che poi si risveglia è molto da Asylum, molto da Mega Shark. Ma in realtà credo che sia nata ancora prima con la cosa da un altro mondo. Cosa da un altro mondo, sì, è vero. Quello originale di cui il film di Carpenter è un remake spettacolare. Sì, diciamo, sì. Si ha preso spunto, diciamo. Sì. Oppure magari Ghidorah mentre nel ghiaccio ha un momento di così e spara un fulmine, non lo so, sarebbe non posso immaginare, anche se in un certo senso comincio a pensare che sia uno dei protagonisti a scongelarlo, cioè nel senso attiva una roba per scongelarlo, sì. oppure io mi immagino lanciare dei missili per distruggere il ghiaccio. Mi immagino una scena comica tipo con un personaggio con il phon per i capelli che si mette lì. Quello è quello che farebbero i fratelli Zucker a Brown Zucker se dovessero fare un film. Se facessero una parodia ai fratelli Zucker. No, per parlare poi dicevamo di questo come si chiamava? Quello che compariva da sopra la montagna, diciamo, che usciva dalla montagna. Anguirus sì, che vediamo sempre così, diciamo, non si vede mai per intero, vediamo sempre la spalla, se vogliamo, sì. Il dorso. Sono curioso di vedere però queste scene ambientate nel... Perché ho notato che le scene quelle ambientate nel laboratorio, diciamo, sì. Charles Dance, sono tutte bluastre, perché sono ambientate sicuramente... Esatto. In Antartide. Ma infatti se noti, per ogni creatura hanno scelto una colorazione, una fotografia diversa, perché per Rodan quando compare è sempre rosso. La fotografia. Sì. Quando c'è Ghidorah sul bluastro e quando c'è Mothra... In realtà ho notato anche questo contrasto tra Ghidorah, cioè nel senso Ghidorah compare anche quando c'è una fotografia molto giallastra. È vero. Tra l'altro non capisco se Ghidorah sia giallo come nei film giapponesi oppure se abbia una colorazione un po' diversa. Sai, ora che ci stavo pensando, come dicesti tu nel video quello di The Meg, sarebbe stato bellissimo vedere il Meg bioluminescente. Mamma mia, come nel libro. Chissà che bello, doveva essere trasparente dove si vedevano gli organi. Sì, sai che figa. Ma infatti pensa che lo volevano fare. Poi, credo che l'effetto non era granché, però almeno ci hanno provato. Uh-huh. E, un'altra cosa di cui volevo parlare è il ritorno, di Ken Watanabe e anche di... Che ho notato che gli hanno dato uno spazio molto ristretto qui, perché... Sì, ma infatti secondo me non avrà... Che non muoia. Secondo me, diciamo che non è previsto in Godzilla contro Kong, già questo... No! Cosa scrivono? Sweetie è già morto in Infinity War, Patrick domina. Patrick si è messo il guanto di Thanos che poi non può perché... Che non c'ha le dita, qual è il problema? Esatto, ha le zampe così, quindi... Oddio, è stato lui. E diciamo che devi sapere, Luigi, che in Godzilla contro Kong torneranno sia Millie Bobby Brown sia Kyle Chandler. Non hanno menzionato né Vera Farmiga né Ken Watanabe. Esatto. E anche Sally Hawkins. Esatto. Quindi probabilmente morirà. Esatto. Quindi secondo me avrà... Non voglio tirare i piedi per presumere. A me dispiacerebbe un sacco perché... Perché comunque Sally Hawkins dopo la forma dell'acqua, spero che ci sia qualche citazione. Mamma mia, sì, non proprio non quella citazione lì che non no, so no, se... quella no però... anche perché è un po' difficile, cioè con dei mostri alti 100 metri. Spero che tipo le menzioni, abbiamo avuto a che fare anche con dei mostri umanoidi. Sì, vero Guillermo del Toro? Vero? No, sarebbe bellissimo. No, ma infatti
Sally Hawkins sta lavorando un sacco in film di mostri. Ma infatti è stato un dispiacere vedere che non parlasse proprio in La forma dell'acqua. Che fosse muta, diciamo. Però sì, a me citazione alla Sirenetta. Sì, alla Sirenetta. No, però La forma dell'acqua mi è piaciuto anche per come l'hanno caratterizzata, che c'è molto sentimento anche senza aver bisogno della parola. È un bel messaggio. Sì, anche se mi sarebbe piaciuto però sentire almeno, che ne so, all'ultimo quando l'avevano sparata diceva tipo al mostro ti amo. Oppure magari sott'acqua solo le labbra che dicono labiale. Sì. E poi vabbè, non si sa il finale che porterà un sequel alla forma dell'acqua 2. Esatto. Comunque no. Un'altra cosa che abbiamo notato con Luigi e di cui io non ero minimamente a conoscenza è che tornerà un altro personaggio del primo film, che è il generale, che si vede nella scena quando c'è quel... Infatti io l'ho visto proprio al primo sguardo del trailer, ho detto è lui. Io l'ho notato alla seconda visione, ho detto no, ma c'è lui. Poi sono andato a controllare su IMDb ed effettivamente è accreditato nel cast, io non lo sapevo minimamente. È quello che mostrava, sì. L'abbiamo parlato anche con Luigi, quello a cui Watanabe diceva Let them fight. E quello a cui sempre Serizawa mostrava l'orologio che tra l'altro si vede ancora qui, in questo trailer, che è un bellissimo riferimento a Hiroshima. Ho notato un Serizawa che Watanabe è un po' più ben vestito, sì è vero, e beh sì, comunque essendo a un congresso. No, comunque abbiamo già la frase cult di questo film. Quindi vorrebbe fare di Godzilla il nostro animaletto. No, noi saremo i suoi. Bellissimo. Che poi ho notato, è presente quella scena dove c'è, che appunto credo che sia la successiva, quella dove si vede appunto Godzilla che sta caricando il suo raggio atomico che poi sputa in auto, no? Sì. Che c'è lui tipo, non so se è sott'acqua quella scena lì, dove c'è lui che tipo si ricarica e si accendono le dorsali, no? Sì. E ci sono tutti quelli nel laboratorio che guardano. Sì. Non Bellissimo. So se è andata sott'acqua quella scena lì o no, perché non essere. Riesco a capire. Secondo non me... Si riesce a capire. Mi interessa anche perché sembra che ci siano diverse ambientazioni. E tra l'altro... Se vedi anche quell'inquadratura bellissima, dove ci sono Ghidorah e Godzilla uno di fronte all'altro, in quello che sembra essere l'Antartico proprio, cioè un'ambientazione... Sì, probabilmente come succedeva con Dragon Ball, hanno spostato la battaglia in Antartico, in Artico, per evitare di fare casino sulla Terra. Esatto, quindi io mi chiedo come ci arriva Godzilla in Antartide? Vabbè, Ghidorah vola e poi credo sia lì. Ma Godzilla come fa? Cioè, nuota? Oppure lo... Ti prego, dimmi che non sputa tipo raggio atomico e vola con il raggio atomico. Come succede... Non credo. No, come succedeva in un film di Godzilla. Di Godzilla, non ricordo quale. Però... Dove c'era Godzilla che faceva anche le mossette, esultava. Io non riesco a capire, però, con l'inquadratura che sta nel trailer nuovo, dove si vede una specie di cosa fiammeggiante che cade giù dal cielo. Ah, ecco, bravo, esatto, anche quello è interessante. No, non l'ho capito, sinceramente. Sembra a tutti gli effetti un meteorite. Secondo me potrebbe essere Rodan che vola impicchiata e si è andato a fuoco. Esatto, perché lui comunque è fatto di materia vulcanica, cioè tipo delle rocce vulcaniche che gli compongono la pelle. Quindi non so. Che poi devo dire la verità, è stato un genio Shironda, cioè inventarsi tutti sti mostri che andavano a collegare in un unico film. Cioè, sì. Infatti, tipo come una specie di The Avengers. Però esatto, bravo. Infatti Shironda si può considerare come una specie di Stan Lee giapponese. Tra l'altro Stan Lee, pace all'anima sua, mi dispiace. Sì. E dopo parleremo anche di Avengers comunque. Secondo me il meteorite... potrebbe essere uno dei mostri in picchiata. Comunque a me piace un sacco quell'inquadratura di Mothra. Di Mothra che sta per attaccare, a quanto pare che fa con le sue zampette. Esatto. A proposito di Mothra, finalmente ha dei movimenti fluidi, perché secondo me si muoveva così.
Sì, era tipo di cartone, faceva. Però adesso è tutto così fluido, ho detto che bello, finalmente un film fatto come si deve. Esatto. E dicevo che secondo me in questo film vedremo anche Incubi la delle. notte quando guardi lo sguardo di Mothra che ti Di vuole Mothra, mamma ammazzare. mia, quella scena è bellissima, che fa tipo. E, secondo me vedremo delle alleanze in questo film. Sì. Non so se faranno come nei film giapponesi in cui alla fine saranno tutti contro King Ghidorah. Sicuramente. Secondo me all'inizio potrebbe essere che Mothra sia già dalla parte di Godzilla, perché in qualche modo. Però ho notato un certo, come dire, i movimenti di Godzilla qui sono molto più rapidi che È nel film vero, precedente. è Cioè, nel film vero, è precedente era vero. molto Era lento, molto più cioè, si lento, muoveva sì. con molta, era Più. molto goffo, diciamo. Esatto, infatti mi ha ricordato un po' il passaggio, cioè non che se, vabbè, qua molto meno, diciamo, plateale, perché da Pacific Rim 1 a Pacific Rim 2, in cui i robottoni erano, nel primo film di Del Toro, erano molto pesanti, davano quell'idea di lentezza. Nel 2 Lentezza erano qui. tutti, wow, taglia, sembravano dei Power Sì, Rangers. ma no, ma infatti Però quel film là si potrebbe chiamare direttamente invece di Pacific Rim, proprio Power Ranger la rivolta. La rivolta, oppure Sempre Peppi Atlantic inizia. Rim, no, vabbè, no, a me più o meno ha Credo che divertito. Atlantic Rim sia meglio, probabilmente. No, dai, a me più o meno ha divertito, però mi ha anche un po' deluso il secondo No, Pacific vabbè, Rim, c'era il essere corso di sincero. come si chiama film di Star Wars. Sì, che beh, John Boyega. Diciamo che Millie Bobby Brown sarà, come crediamo anche sua mamma, avrà una connessione forte con Mothra. Sì, ma E infatti, poi se ti a un certo. ricordi anche nel primo trailer, c'era lei che quando c'era La Ghidorah che. toccava. No, no, Ghidorah, che c'era Ghidorah che faceva casino, c'era lei che si metteva le mani alle Ah, sì, che ci si vedevano i fulmini, sì. Poi orecchie. c'era una Sì. scena bellissima in cui lei era proprio in una cameretta e c'era l'occhio di Ghidorah che la Ah, sì, guardava. la guardando, quindi. Che non so se fosse Ghidorah, ma penso di sì. Sì, sicuramente era Ghidorah perché mi sembrava che avesse lo stesso occhio. Però in un certo senso lì, in quella scena lì, la computer grafica non era granché, dove si vedeva l'occhio, sembrava Sì, ma a me un non era certo. dispiaciuta. Beh, Ah, credo che comunque. sia provvisoria. Sì, ma sai che in realtà il film è pronto? L'ha detto Daggerty su Twitter? No, Post-produzione però dico, pronta. no, dico nel primo trailer forse era Ah, beh, ancora sì. in. Ah, sì, è vero che è uscito 4 mesi fa, è vero. No, secondo me comunque, parlando sempre di Godzilla, che è un po' più veloce, diciamo che sarà anche un po' per esigenze di combattimento, perché Beh, comunque. sì. Anche contro King Kong, cioè con King Kong è molto più agile, quindi in qualche modo. Però secondo me, Faremo se vedere. noti nell'ultima inquadratura epica dove c'è Godzilla che va contro King Ghidorah, a me quella scena Sì, sembra sopra. Ah, velocizzata. tu dici. Salute! E quindi niente, secondo me è velocizzata, però sì, tra l'altro Godzilla ha cambiato un po' design, è sempre Sì, ho lui, notato. però le creste, se noti, sono molto più grosse come nel film del 54. Sì, ma vabbè, là era un Un bello pupazzone. omaggio. Sì, Era un Leon era un pupazzone. pupazzone, Ma più però che altro, c'è stato quello. oltre a essere pupazzone, c'era il tizio dentro che da deficiente Sì, andava lì e camminava sopra i sopra le modellini. miniature delle città, fantastico. Il Chissà. bello dell'artigianale. L'artigiano, no, vabbè. Ormai adesso metti la motion capture e fai, insomma. Esatto, esatto. Ma Che infatti, se non sai che sbaglio, c'è una. quello che ha fatto la motion capture di Godzilla ha fatto anche, se non sbaglio, la motion capture in un altro film, adesso non ricordo quale, però. Forse Rampage. Mi sa di sì, sai? Mi Ma sa di lo sì. sai che c'è questo Jason Lyles che ha interpretato George, il gorilla bianco, in Ah, Rampage, sì. e anche la testa centrale di Ghidorah. E lui su YouTube ha fatto Come la solo la reaction. testa centrale? Sì, ogni testa è interpretata da qualcuno. E ha fatto la reaction a questo trailer e la sua reazione è bellissima perché si esalta un sacco. Abbiamo Riccardo Settime che Ah, dice uè. Uè. Uè, Riccardo Settimi, Ricky, sì, Riccardo, un mio amico, ciao Ricky, ti salutiamo. Ciao Ricky, un saluto. E no, quindi questo, la testa centrale di Ghidorah ha fatto la reaction a questo trailer in cui si esalta come una Come bestia, uno scolaretto. come uno scolaretto. Comunque, credo che non ci sia, credo, nient'altro da dire Ma su direi di no, Godzilla. aspetta che sto controllando ancora qualche shot. Eh sì.
qua vabbè c'è Watanabe preoccupato. A proposito, mi fa i soldati che sparano con i mitra ai mostri. Vabbè, sì, ma quello è normale, se no dicono che serve. Esatto. Se no poi succede come dicono tutti quanti. Ma a questo punto, come dicono in parecchi, ci sono parecchi che dicono ma i predatori dell'arca perduta, anche se non c'era Indiana Jones, succedeva uguale tutto quello che doveva succedere. Sì. E effettivamente sì. Anche in Godzilla, se non facevano niente i militari, sì, anche se non ci sono, c'erano solo i mostri, esatto, cioè sarebbe stato un film solo con i mostri. No, ci deve essere la componente umana, se no facevamo documentario sui mostri che si menano, esatto, e basta. Esatto. C'è un'altra scena interessante. Poi magari passiamo ad Avengers. Sì, tanto credo che... Che è appunto quella in cui si vede tipo Godzilla che dorme o sconfitto in questa zona di lava, tipo. Sì, e c'è un personaggio che gli si avvicina e c'è il suo occhio che si apre. È molto bello. Come la scena finale del primo Godzilla. Esatto, esatto. Sì, quando si risvegliava con tutte le cose. Sì, che lo guarda così, l'unica espressione felice di Serizawa alla fine del film. Sì, infatti così, tipo. Sì, e c'è Sally Hawkins che fa così. E tra l'altro è interessante, poi vabbè magari è una frase messa un po' a caso, come spesso succede. Però Millie Bobby Brown che dice, sei sicuro che sarà bene? Quindi, non so, secondo me... Può essere un po' fuorviante come successe con Jurassic World il Regno Distrutto, che c'era Chris Pratt che diceva ehi piccola, pensi quello che penso io? Sì, che lo diceva a Blue, invece lo diceva a quello che tirava le testate. Sì, che adesso non si chiama. Tra l'altro è Stigimoloch si chiama. Ah, vabbè. Che tra l'altro in Jurassic World avevano proprio modificato lo sfondo, l'avevano reso tipo il laboratorio. Sì, è vero. Cioè, ma è una cosa geniale, cioè proprio... L'hanno fatto apposta, no? Quindi, diciamo... Ma infatti ho notato che Jurassic World nei trailer hanno cambiato molto la computer grafica. Infatti poi quella finale che si vedeva era proprio diversa. Sì, era... Come anche il vulcano, che è vero. Nel primo trailer era così, poi nell'altro trailer è un altro vulcano. Era sempre diverso. Poi nel primo trailer, quando ci passavano i veicoli dei... militari c'era uno scheletro di dinosauro che poi nel film non hanno messo. Se non sbaglio, sullo sfondo che mi avevi detto tu, Chris Pratt, che c'erano delle ossa di dinosauri morti. Cos'è che erano? Stegosauri, non mi ricordo. Gli stegosauri, sì. No, infatti quelli morti. Hanno girato una scena in cui c'era... È vero. Che si intravede, sono sullo sfondo nel film adesso, sono un po' sfocati. E sì, c'era una scena in cui Chris Pratt con il personaggio di Ted Levine si imbattevano in questo in questa carcassa di stegosauro dilaniata. Sì. Mi sarebbe piaciuto vederlo. Però comunque stavo dicendo un'altra cosa. Che questo trailer qui, insomma, ci è piaciuto. Ci sono molte scene epiche, molto epiche, spettacolari, da forte impatto visivo. Visivo, sì, sembra uno spettacolo. Però è tutto da vedere nelle sale, perché non sappiamo come potrebbe funzionare. Questo è il film. È il film della vita. Comunque, dicevamo, no, questo è tutto quello che si poteva dire su Godzilla. Sì, no, diciamo che se sbagliano questo film, cioè, veramente, no, cioè, perché hanno tanti di quei mostri, tanti di quelle potenzialità. Beh, naturalmente c'è da dire che non sarà un capolavoro. Cioè, diciamo che adesso noi comunque è normale che ci esaltiamo cioè, anch'io una volta uscito da, ma anche Luigi una volta usciti dai due Jurassic World, da... non lo so, da Godzilla, abbiamo gridato al capolavoro. Ma cioè, ci sta, perché comunque fan. Se per questo anche con Meg. Anche con Meg, anche con Kong Skull Island. Ma perché comunque siamo fan dei film di Monster, ci piacciono e ci esaltiamo, perché comunque finalmente i Monster stanno tornando al cinema. Ma infatti come succede con Sharknado. E diciamo che noi sì, ci esaltiamo, ma questo film in particolare, cioè, ha veramente le potenzialità per essere un filmone di intrattenimento di quelli belli. Perché... No, io ti dico, Luigi, io ho molto più hype, come si dice, una parola che il nostro Ricky Settimi conosce bene, perché anche lì c'è una seriella. Sì. Ma sinceramente io non ho neanche idea di che significhi hype. Ma no, è molto lo dico. Sì, molto più... sarebbe l'attesa.
sono molto più curioso per questo che per Godzilla contro King Kong, devo essere sincero. Ma sono anche curioso di vedere come cosa faranno lì. Con Hong Kong, perché alla fine tutti dicevano sì, ma le altezze Esatto, no vabbè, già John C. Reilly oppure dicevano ma dove sarà svolto? Sarà svolto in Giappone? Dove sarà svolto? Sull'isola? Adesso sarà un po' una via di mezzo, adesso dalle foto del set sono tornati alla Hawaii, quindi vabbè si tornerà su Skull Island, perché in qualche modo Kong ce lo devono portare fuori. Spero che ricompaia il polipone. Anch'io spero che ci siano nuove creature magari all'inizio. Naturalmente forse qualche altro Skullcrawler. No, sarebbe bello se fossero, perché hanno scartato diverse creature, tipo quella creatura acquatica con le zampine sott'acqua, c'erano dei concept che le mostravano. Molto interessante. E poi anche la tigre con le corna avevano scartato. Non riesco a capire che cosa ha detto Riccardo VII. Ha detto bravo Luigi, cosa ho fatto? Non lo so. Ah no, non lo so, ci dice bravo. Per hype. Sì. Ricky mi prende in giro per la mia poca dimestichezza con i termini inglesi, perché c'è una storia diretta riguardo... che anche lui non sa parlare in inglese. Esatto, grande Ricky. No, comunque. E quindi, un'altra, l'ultimissima cosa, sì. Michael Dougherty, a proposito di Kong, ha detto che tornerà un personaggio di Kong. Nel Kong contro Godzilla, dici? No, in Godzilla King of the Monsters. E come si può? Cioè, insomma, quelli erano giovani negli anni 70, adesso sono vecchi. Io una teoria. Allora, scartiamo, vabbè. Dirmi viaggio nel tempo perché... No. Secondo me, ma ne avevamo parlato forse quando uscì il primo trailer. John C. Reilly già nel film aveva tipo 40 anni. Infatti, io scarterei lui, poi vabbè, ovviamente John Goodman perché riposa in pace. Vabbè, Skullcrawler. Samuel Jackson è stato spiaccicato da Kong. Voleva fare il suo GP 25-17, però. Esatto, e gli è andata male però sto giro. Poi scarterei Tom Hiddleston e Brie Larson perché effettivamente erano un po' inutili. Anche se nella scena dopo i titoli di coda di Kong veniva... Però tutti i russi. Esatto, sì, lei vira tutto i russi, che lanciava la penna contro il vetro. Secondo me a tornare sarà Brooks. Ma se fossi in un acquario, eh? Esatto, è vero, che poi sembrava che si rivolgesse al pubblico, invece stava parlando con... Tom Hiddleston, dice ben state lì seduti, all'ombra, nel buio, geniale. No, secondo me a tornare sarà Brooks, quello ma sarà vecchio, insomma. Infatti, secondo me, ovviamente avranno preso un attore più vecchio, però comunque lui faceva parte della Monarch, che era comunque l'assistente di John Goodman. Beh, sì, sicuramente. Ah, che tra l'altro c'è una curiosa coincidenza. Perché, se ti ricordi, in Kong il senatore era Richard Jenkins, sta nella forma dell'acqua, Stephen Hawking sta in Godzilla, nella forma dell'acqua. Wow. Tutto il cast della forma dell'acqua, ci manca Michael Shannon e Stahlberg. È vero, tutti i fan di film. Niet tovarish. E anche Octavia Spencer ci manca. Che è probabile che forse la mettono come infermiera che fa così di esatto che muove che il collo che è il marito che lei che tanto ho scoperto che Octavia Spencer faceva l'infermiera in Halloween 2 di Rob Zombie. Davvero? Sì, che poi vabbè era una scena che stava nel sogno di Michael. Di quella ragazza lì che pensava di di Laurie Strode praticamente. Sì, quella che si risvegliava all'inizio. Sì. Oddio, la scena quella dell'ospedale, sì, che c'era lei tipo che diceva chiudi la porta là. E poi si vedeva che era morta perché l'aveva uccisa Michael. Però nel sogno, era una scena nel sogno. Ma in Halloween 2 ci sono un sacco di attori abbastanza famosi. C'era anche Danny Trejo, però nel primo, mi sa, in The Beginning. Sì, che poi veniva ucciso da Michael. Che si faceva tenerezza perché voleva bene a Michael e lui... Sì, però Michael che se ne fregava l'ha ucciso. Sì, che gli diceva, ma Mike, no, io ti voglio bene, ti ho sempre voluto bene. Beh. Io ti uccido lo stesso. Halloween 2 di tra l'altro rimosso perché... il secondo di Rob Zombie avevo visto le scene extended, uncut, sì, dove c'era la scena finale dove Michael si toglie la maschera e dice muori a Dr. Loomis, dice dai, e lo uccide.
Oh mio Dio. Sì. Io ho detto no, Michael non può parlare, non si può neanche togliere, esatto, la faccia, perché? Esatto. E infatti poi è una scena che hanno tagliato. Perché non c'è. Meno male, ma infatti io ho il DVD, quello non uncut, e quando lo vedo, a parte che vabbè, è comunque piuttosto che violento. Vabbè, è stupido il personaggio di Loomis nel secondo. Sì, nel secondo è insopportabile. Che poi tra l'altro, cioè, sì, che poi sembrava che era morto nel primo, poi nel secondo sì. È vivo. Sì, e però poi nel secondo non c'entra niente con Michael, poi alla fine dice, lo sente in TV, dice devo andare da lui, no, sì, e si fa uccidere. Sì, che poi nel secondo ha scritto il libro e tutti lo accusano di aver lucrato sopra le vittime. Michael, sì, lui se ne sì, frega, dice. Sì, lui se ne frega, cioè non è il dottore, cioè, lui, vabbè, coso. Quello non è Donald Pleasence, insomma. Esatto, cioè, con tutto il rispetto per Alex Delaro, cioè non mi ricordo il nome dell'attore. Malcolm McDowell. Malcolm McDowell, grandissimo. Però c'è il Donald Pleasence era... Che poi, no, diciamo, però... nel film, anche nella versione non uncut, si vede tipo a un certo punto quando Michael è tipo in mezzo a un campo di grano che si vede che ha la barba, perché non ha la maschera, ah, però sì, è tutto così. Non so perché mi faceva ridere Michael con la barba. No, ma infatti quando si toglieva la maschera in questa scena uncut... Aveva un barbo... No. Sì, era un barbone così, ho detto, ma no, non ma può infatti, parlare. A me ricordava un po' Rob Zombie stesso. Ma infatti pure io ho detto, sicuramente avrà ricalcato Rob Zombie stesso. Esatto, però mi sa che l'attore era un altro. Sì, l'attore era un altro, però ma quella scena lì, secondo me, è da rimuovere completamente. Sì, ma un po' come tutto Halloween 2, secondo me. Sì, ma è stupido, perché c'è tipo la madre che dice, uccidi. Esatto, uccidi. Io non ho mai apprezzato del 2 questo lato quasi paranormale di Michael. No, però credo che sia forse una citazione a Venerdì 13, che c'era, sì, quella, se ti ricordi, nel primo. La mamma, uccidilo. Esatto, anche in Freddy contro Jason, quando c'era Freddy che si trasformava in Pamela Voodoo. Ah, sì, mai uccidilo. Comunque, arriviamo ad Avengers. Quindi per concludere, trailer di Godzilla King of the Monsters, capolavoro. Introduco io, perché effettivamente Avengers Infinity War l'abbiamo amato. Posso parlare anche Infatti, aspettate che lo prendo qui, l'ho comprato in Blu-ray. Ah, e l'ho riguardato, perché è davvero un film che abbiamo amato. Io non sono un fan dei supereroi, e neanche dei film Marvel, ma questo film... Attenzione, perché... Tac, ragazzi, l'abbiamo anche citato nella recensione di Meg, cioè un motivo ci sarà. Ci sarà, ovviamente. No, vabbè, peccato che non sapevamo fare l'effetto speciale, quello dove siamo. Purtroppo no, infatti volevamo fare proprio lo sgretolamento, tipo, però tra l'altro ho visto che per fare un rendering di quella scena lì, se volevi fare tipo 3 secondi, ci volevano tipo 18 ore. Ma infatti anche nel trailer che hanno messo il logo della Marvel che si sgretola. Sai quanto tempo ci hanno messo? Mamma mia, secondo me questo... Vabbè, loro che hanno i soldi, ok, però... Sì, esatto, dovremmo chiedere agli... Perché non chiediamo agli effettisti della Marvel di farci gli effetti? Per favore, ci fate gli effetti speciali. Fate, intanto lo sappiamo che ci guardate. Tanto. No, comunque... Ciao Marvel. Ciao Marvel, ciao Kevin Feige. Ti chiama così il presidente? Credo di sì, mi sembra di sì. Ciao Stanley, comunque. Ciao Stanley, ecco, diciamo che questa live è anche un omaggio a Stanley. Grandissimo. Anche. Quando abbiamo saputo che sarebbe dovuto uscire appunto questo trailer, eravamo sia intimoriti e sia ovviamente con... Grande. Usare il termine come dicono tutti, hype. Alle stelle. Che poi secondo me questo trailer l'hanno preparato già da un po' di tempo, però sì, ce lo volevano far sudare. Perché comunque quello che ci viene raccontato in questo trailer qui è quello che sappiamo già. Esatto. Cioè praticamente che è successa quella determinata cosa, non spoiler per chi... Però presumo che abbiamo visto tutti, penso di sì. Diciamo gli unici praticamente gli unici sopravvissuti dal... insomma, si vede quello che... Esatto. Alcuni personaggi che sono venuti a mancare, spero provvisoriamente, in Infinity War... tra cui anche il mio amato Spider-Man, perché secondo me quello è lo Spider-Man perfetto. Sì, bravissimo Tom Holland. E no, niente, quindi eravamo molto incuriositi, perché entrambi abbiamo amato Infinity War. Assolutamente. E dal mio punto di vista, l'ho detto anche a Luigi in privato, Infinity War sarebbe stato la conclusione perfetta per l'universo Marvel. Ma assolutamente, ma infatti è proprio quello che ho detto io nel mio video, esatto, su opinioni. Cioè, sarebbe stato una cosa... Esatto, sarebbe stato... Ovviamente, vabbè, loro ragionano... termini di marketing, perché sanno che sono film che incassano. Esatto, ovviamente. Ma soprattutto anche per i fan... Arrivato,
Duri e puri. È arrivato al quarto posto tra i migliori incassi. Sì, sì, ha surclassato sia Jurassic World, ovviamente. E anche Avatar, credo. Avatar non lo so, sai? Avatar non lo so. Vabbè, comunque in ogni caso ha sorpassato forse anche, Jurassic forse, World. Forse anche Il risveglio della forza. Mi sta di sì. E Infinity War è un film secondo noi bellissimo, che comunque è stata un'ottima conclusione, cioè sarebbe stata un'ottima conclusione, sarebbe stato, ovviamente sì, i fan vabbè ci sarebbero rimasti male, però secondo me sarebbe stato molto bello se per una volta avessero fatto vincere un villain così carismatico come Thanos. Io sinceramente ero abbastanza entusiasta appena ero uscito dalla sala, ho detto no, ma io tantissimo, ma lo sai che a me ho detto sì, non può finire così, nel esatto, senso che di esatto, solito io ero abituato a vedere i film della Marvel che usciva il cattivo, faceva le cose da cattivo, poi alla fine stava per vincere, poi vabbè, lo uccide. Ma infatti, io ho detto, ultimamente no, i film Marvel non è che mi stessero piacendo. Ci avevo quasi creduto quando Thor l'aveva infilzato a Thanos. Ah sì, ma è vero. Avresti dovuto colpirmi alla testa. No, bellissima quella scena. No, diciamo che a me i film Marvel piacciono, però... Vabbè, che diciamo che più che altro tutti danno la colpa a Star-Lord. Dicono, sì, perché... ma io invece lo difendo Star-Lord, perché anch'io avrei reagito. Assolutamente, perché lo adoro prima di tutto. Io lo amo, vabbè, poi Chris Pratt è il nostro idolo. Ovviamente in modo tutto platonico. Esatto, sì sì, beh certo, sì sì. Poi vabbè, Chris Pratt è un grande. No, ma io poi anche... è stato bellissimo l'incrocio tra... che quando si incontrano praticamente tra Chris Pratt, Star-Lord e Tom Holland, Spider-Man. Sì. E lui dice, ma Footloose è stato uno dei film, non lo non è mai stato. Kevin Bacon grande, no, a me ha fatto ridere quando si incontrano i guardiani con Iron Man e Spider-Man e che chiedono dov'è Gamora, ho una domanda, dov'è Gamora, io avrei un'altra domanda, chi è Gamora e Drax, chi è Gamora? Io ne ho una ancora migliore, perché Gamora, che tra l'altro ho scoperto che è stata diciamo improvvisata da David Bautista. Ah sì, grande, sì. L'hanno secondato mentre giravano. Drax è il mio preferito dei guardiani. Credo. Vabbè, diciamo che tutti i guardiani sono divertenti. Sì, sono i miei preferiti. Infatti, ci dispiace che James Gunn non dirigerà più. Peccato, è stata una botta proprio. Una botta, secondo me, scandaloso, però vabbè. Cioè, non lui, è proprio il fatto che l'abbiano licenziato. Per questa cosa qui, sì. È lo stesso scandalo di Kevin Spacey, se vogliamo. Sì, sì. Ma anche Kevin Spacey, diciamo... Ancora perché comunque vabbè, per l'immagine, ma James Gunn si può parlare qui di caccia alle streghe, perché la sì, gente ormai si sì. Dopo Wednesday ciao Cthulhu Cthulhu in mano così a caso era qui, voleva un po' di coccole e tra l'altro là dovrei avere i due pupazzetti blu e Rexy. Non ho ancora capito come si chiama il T-Rex, però vabbè. Rexy. Ah, i fan lo chiamano Re, però in realtà sai che è uscito un articolo tempo fa. Io la chiamo Her Majesty, perché Her Majesty, sua Majesty, sua Maestà. Ma sai che in realtà molti la chiamano Roberta? No, non ha senso. Lo so, ma sai perché? Perché da quanto ho letto era uscito un articolo in cui si diceva che durante le riprese di Jurassic Park il team di Stan Winston l'avesse chiamata Roberta, avesse chiamato l'animatronic Roberta. Vabbè, un po' come alla Jaws, che esatto, come Bruce dello squalo, che l'avvocato di Spielberg. E diciamo che questo, non so perché Roberta era forse comunque era un riferimento a qualcuno che conoscevano. Non ho idea. E quindi adesso molti la chiamano Roberta, però a me fa schifo. E quindi è bruttissimo. E poi la chiamo, cioè, con tutto il rispetto. Qui abbiamo il più grande animale della terra, Roberta. Io mi immagino, Amon, abbiamo. Benvenuti. Dell'attrazione così. Benvenuti a Roberta. Benvenuti a Roberta Park. Roberta Spark. No, dai. No, sai che in Jurassic World c'era T-Rex Kingdom. C'era Roberta's Kingdom, possiamo mettere. No. Tra l'altro interessante perché nel primo Jurassic World appunto c'era Kingdom, che poi sarebbe stato parte del Kingdom, titolo, e poi invece nel primo Godzilla, alla fine quando c'era Godzilla in TV
c'era Godzilla King of the Monsters come... è vero cioè, fantastico TV, è vero. Con il punto interrogativo, esatto, cioè bellissimo, cioè... Godzilla re dei mostri, il re dei mostri bellissimo, ma cioè, hanno praticamente spoilerato i titoli, ma è stato un bellissimo easter egg. Sì. Immagino tipo che nel sequel Godzilla tipo versus Kong scriveranno tipo Kong sta arrivando. Tipo, e quindi, no, comunque stavo tornando ad Avengers. Non mi ricordo più cosa stavo dicendo. Sì, nel trailer, insomma, dicevo che c'è ovviamente il personaggio che, ma non lo so, io non l'ho mai adorato più di tanto, quello di Ant-Man. Ah, ok. In realtà a me Ant-Man come personaggio piace molto e mi è piaciuto molto il primo film. Il secondo l'ho trovato abbastanza dimenticabile, ma c'erano quasi in realtà, perché stavano... Maledetto Star-Lord. Però comunque TVB, Chris. TVB. Ti vogliamo, Chris, noi ti amiamo. Ma no, comunque diciamo che l'ha reso anche molto umano, perché comunque, cioè, ti dice in faccia che... Non lo so, ti dice in faccia che ha ucciso la donna che ami e cioè non ci vedi più dalla rabbia. Diciamo che sai che in realtà la scena che si vede in questo trailer di Ant-Man che chiede a Capitan America e a Vedova Nera apritemi, vi ricordate nel 2016? Esatto, ero gigante. Non è, cioè, un po' incoerente con la scena, perché lui, Ant-Man, in teoria dovrebbe essere ancora nel mondo quantico, ovviamente lo spiegheranno. Dovrebbe essere tipo bloccato lì. Cioè, è bloccato, lui è bloccato in questo mondo. Poi non so se... È probabile che forse, che ne so, uno dello SHIELD probabilmente dice, ah, guarda, c'è anche Ant-Man. Cioè, può essere. Perché salvarlo. Realtà, perché io non so... perché secondo me Capitan America, in qualche modo loro hanno... hanno provato a contattare Ant-Man dopo lo schiocco. Ah, beh, sì. Però non l'hanno trovato, perché comunque si vede che sono stupiti. Perché, cioè, sì, perché non l'hanno visto. In qualche modo, secondo me, devono aver trovato la conferma che lui non c'era più, che era scomparso come gli altri. Perché cioè, potevano dire, vabbè, Ant-Man magari è rimasto da qualche parte dopo le sue avventure, però è sopravvissuto. Invece in questo trailer sono proprio stupiti. Ma infatti Capitan America dice, è un messaggio vecchio, è un messaggio registrato. Eh sì. No, ma infatti l'unica cosa che l'ho trovata un po' incoerente è Tony Stark biondo. Io ho detto, no, com'è possibile? Biondo, davvero? Sì, sembrava biondo, poi non so, forse è stata una mia impressione, però... Sto riguardando la prima scena e sembra che abbia una cresta bionda. In effetti... È vero, non so se sono effetti di luce. Abbiamo una notizia recente, di 5 ore fa, che ci dice Jurassic World 3, Colin Trevorrow afferma che i dinosauri non arriveranno in città, quindi non ci sarà di nuovo la scena... Non sarà... Forse ho letto quello, sì, che non ci sarà tipo alla Godzilla, sì. No, vabbè, poi sarebbe stato tipo il mondo perduto. Sì, ma infatti anch'io preferirei che i dinosauri fossero confinati in aree selvagge, tipo l'Africa. Ma perché no? Perché effettivamente gli umani non è che siano così tanto scemi, cioè alla fine se sono riusciti a prendere tipo quei, diciamo, i dinosauri nel mondo perduto, sicuramente saranno riusciti a prendere anche questi e metterli e confinarli in luoghi che non facessero. Ma infatti quando c'è il monologo di Malcolm... Per non parlare comunque di quella famosa terza isola che diceva Che non si sa neanche se esista effettivamente, che lui diceva c'è questo mondo protetto, sì, che diceva abbiamo qui c'è una tenuta, un'area protetta dove secondo magari è, perché non so se sa neanche se esista veramente, penso di sì, perché comunque Lockwood ne era a conoscenza. Aveva anche tipo il disegno il diorama. E poi tra l'altro anche bellissimo quello che aveva in camera con il Jurassic Park, con Maisie che gli chiede la mamma ma hai visitato il parco? Potrebbe essere magari una delle isole dell'arcipelago delle Cinco Muertes. Perché ricordiamo che in Fallen Kingdom Isla Sorna viene citata. Viene citata, ma non viene vista. Quindi è probabile che probabilmente pensino. Secondo me, sai come succederà? Ipotizzo,
però nel Jurassic World 3 probabilmente prenderanno forse i dinosauri che quelli che sono riusciti a trovare li mettono su Sorna. Esatto, sì, ma infatti io mi chiedo perché non metterli su Isla Sorna? E poi essendo comunque anche quella un'isola vulcanica, è vero. È probabile che potrebbe esplodere anche quella, però sì, sarebbe troppo scontato. Aspettiamo l'eruzione prima di togliere i dinosauri. Spero che non sia troppo... Spero che non facciano questa stupidaggine. Non credo. Ma sai che ho letto delle teorie abbastanza gettonate, anche secondo le campagne marketing, sai che c'è il sito del Bangalore? Sì, sì, è vero. Secondo cui Isla Sorna sarebbe completamente devastata. Cioè l'ecosistema sarebbe proprio... Non si sa. È proprio invivibile adesso. Infatti i dinosauri che vediamo al Jurassic World... Molti sono di Isla Sorna e sono stati portati lì perché menzionato, perché non hanno detto niente a riguardo. Esatto, perché a quanto pare ci sono stati diversi fenomeni, tipo anche uragani. Era sempre soggetto a pioggia. Per colpa dello spinosauro, che a quanto pare ha fatto un po' di macelli all'ecosistema. È diventata completamente completamente invivibile. Se non sbaglio, in Jurassic World non c'è neanche una scena di pioggia. No, neanche una. Di solito Jurassic Park sono caratterizzati dalle scene di pioggia. Film dove è molto più colorato Jurassic World. Invece il secondo inizia proprio con una scena di pioggia. Sì. Il secondo secondo noi la scena Baiona grandissimo, cioè lui è proprio... Però la scena iniziale di Fallen Kingdom è... Andrea Fortelli ha scritto che hype. Anche lui prende in giro Ricky. Ma Rocky che si ritira, Stallone che ha dato addio. Ma questo è un mega spoiler su Creed 2. Uscirà a gennaio, credo, questo Creed 2. Creed 2. Se in America è già uscito. In America è già uscito. No, aspetta. Mi sa che esce a fine dicembre, invece. Sì, comunque non manca molto. Diciamo, io non vedo l'ora di vederlo, ho amato il primo Creed, tu invece mi sembra di no, Luigi. Non tanto, cioè, insomma, mi sembrava un po' troppo fiacco, dai. Io l'ho adorato, e anche il mio amico Andrea Fortelli l'ha adorato, e siamo in trepidante attesa. Però il secondo sembra ancora meglio, perché c'è Ivan Drago, c'è il figlio di Ivan Drago. Vediamo se faranno di nuovo questo fatto qui della... Secondo me sì, ti spiezzo. Ma c'è già quella scena nel trailer in cui Rocky e Drago si guardano dritti negli occhi sul ring, che è bellissima. Ma Stallone, quando ha detto così... Mi ritiro. Effettivamente... Qualcuno, tipo forse Michael B. Jordan o qualcuno comunque dentro che ha partecipato comunque al film, ha detto no, non è vero, cioè è un po' per mettere una pezza e dire no, ma Stallone... No, è falso! A Silve, vedi, Andrea dice no, tanta roba il primo, secondo me fantastico il primo Creed. Sono opinioni. Diciamo che era un po'... Ricalcava un po' la struttura del primo Rocky, però ci metteva comunque del suo, era un po' diverso anche. Però noi stavamo parlando di Avengers. Avengers, è vero. Torniamo ad Avengers, poi di Creed parliamo dopo. Magari un po' dopo. E quindi dicevamo, no, che la scena di Ant-Man è strana, perché lui dovrebbe essere in questo mondo quantico. Quindi loro, secondo me, hanno... Infatti si vede quella scena dove c'è Hulk, ci sono quelle... schede virtuali di tutti i personaggi scomparsi. Mark Ruffalo, esatto. L'hai visto quel video? Sì, purtroppo sì. È bellissimo. Comunque dicevo, hanno spoilerato tantissimo con questo sottotitolo, Endgame, cioè i giochi finali, insomma. Esatto, che tra l'altro, se ti devo dire la verità, se all'inizio mi piaceva, adesso non lo so. Cioè, effettivamente io credevo fosse tipo un titolo che avevano dato così, tanto per Endgame, invece no, l'hanno ufficializzato. Sì, ma infatti era uno dei più gettonati anche dai primi rumor. Io, se ti devo dire la verità, avrei preferito un semplicissimo Infinity War parte 2. Forse avevano pensato è troppo scontato parte 2. Lo so, però... Perché sennò poi avrebbero dovuto fare Avengers, invece di Age of Ultron, Avengers Part 2, Part 3. Sì, quello sì, sembrava, diciamo, un nuovo ciclo degli Avengers.
Però Endgame, perché Infinity War suona proprio bene, è proprio epico. Beh, sì, guerra infinita. Endgame, no. Boh, mi sembra tipo... No, perché comunque... La finale di una partita di calcio, non lo so. No, perché comunque Infinity War era anche collegato al fatto del gemme dell'infinito. Sì, sì, quello è vero. Non quindi so che ruolo avranno qui le gemme. La guerra delle gemme, insomma. Infine. Che comunque c'è Thanos nel trailer che cammina... Sì, che cammina... Una specie di guanto, campo di grano. Col guanto distrutto. Sì, infatti la sua armatura levata e appoggiata tipo spaventapasseri, sì, ma infatti esatto. Sai che mi sono un po' informato, ho letto che nelle storie Thanos dopo lo schiocco di dita si dà l'agricoltura. Si è rotto praticamente. No, sì, a parte sì, è indebolito, ma si dà l'agricoltura, diventa si è rotto il guanto praticamente. Sì, no? Sì, è inutilizzabile, quindi sarà comunque indebolito. Quindi vuol dire che se fai quando fai lo schiocco si rompe. Sì. Credo di sì, perché se... E anche lui deve... E non c'è un modo per riportare indietro... Cioè, io avevo pensato, tipo, che in qualche modo riuscissero a far resuscitare Doctor Strange che facesse andare indietro il tempo al momento in cui... Esatto, ma infatti se sai, nella scena di Infinity War, quando Doctor Strange dice su milioni di possibilità... Diceva tipo 14 milioni di... Esatto, ne ho vista una in cui vinciamo... Secondo me quella frase sarà importante, perché lui in qualche modo... Infatti, secondo me sarà importante. Secondo me i viaggi nel tempo saranno molto importanti in questo film. Beh, se ti ricordi anche nel primo Doctor Strange, diciamo, il film dedicato a... al personaggio. Che tra l'altro non... in un primo momento quando uscì nelle sale non mi interessava, poi ho detto no. Ah, beh, è bello. Appena avevo visto Infinity War ho detto no, devo vederlo sì, subito. Sì, è molto perché bello. Ho detto potrebbe diventare il mio personaggio preferito. È bellissimo. Tra l'altro non ufficializzato è bravo. Due per il 2020. Eh beh sì, dopo gli eventi di A me è piaciuto, poi visivamente è spettacolare. Dormale. Che poi alla fine, se ci pensi, Thanos non è così tanto cattivo, perché lui vuole soltanto... No, lui ha la sua idea. Vorrebbe soltanto fare come citiamo il Führer. Ma infatti ne parlavamo anche con il mio amico Alessandro Pedretti, che effettivamente se dovessimo... collocare Thanos in un contesto politico sarebbe di centrodestra, una cosa sarebbe un dittatore. No, che infatti quello che comunque rende Thanos affascinante è il fatto che lui abbia una sua idea che la persegue fino all'ultimo. E che lui comunque non è il classico cattivo che dice sì, io voglio conquistare il mondo. Che sono praticamente tutti i cattivi degli ultimi film. Esatto. Marvel. Cioè, tu riesci anche ad immedesimarti con lui, cioè, nel senso, dici cavolo, ma questo c'ha ragione. Cioè, no, ma in un certo senso diciamo che avrebbe in teoria ragione, perché lui dice siamo troppi. Dimezziamo. Dobbiamo preservare le risorse. Perché prima che ci distruggiamo noi stessi, ci dobbiamo. Esatto. Che tra l'altro è anche una bella. Comunque, anche se comunque dicevano, vabbè, dimezzare, ma dimezzare in modo casuale è ancora meglio, perché tu non sai se magari il ricco ha avuto il privilegio del povero. Esatto. Cioè, che il fatto che non ci siano distinzioni. A me piaceva tantissimo la sua frase che diceva perfettamente equilibrato. Perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe. Sì, col coltellino, bellissimo. Tra l'altro, bellissimo. Andrea ci scrive: magari Thanos si pente. Non lo so, può essere, potrebbe, secondo me in questo Avengers Endgame non avrà un ruolo propriamente centrale Thanos. Ho capito a quanto dicevano vari rumors o vari voci corridoio, dicevo che non è in realtà Thanos quello che devono combattere in Endgame, ma bensì i celestiali, quelli di Guardiani della Galassia 2. Ah, ok, quelli d'oro. Sì, no, credo di sì. No, quello di quella specie di alieni, diciamo, che appartenevano a Kurt Russell. Ah, caspita, sì, è vero che era un celestiale Kurt Russell. Quindi sì. Tipo degli dei potentissimi mortali. Sì, esatto. Okay. Che forse probabilmente si schierano e cercano di... Così avevano, io non lo so. Spero che sia... Non sia così tanto banale poi. Ma in realtà ti dico, per me Infinity War era una bella conclusione perché chiudeva un cerchio. No, ma lo è, effettivamente. Cioè, lo è. Questo Avengers Endgame non vedo spunti. Sarà un po' un salto nel buio, secondo me. Questo Avengers Endgame sarà interessante perché, comunque, se pensiamo un attimo, sì. I fatti principali sono due. Allora,
bisogna pensare comunque alle conseguenze globali dello scioppo di Tavoli. Perché comunque c'è... Cioè, metà della popolazione della Terra. Esatto, cioè, come l'universo. 4 miliardi di persone. Quindi io penso che ci saranno state delle ripercussioni anche a livello proprio di tutto. Cioè della, quindi noi vediamo il punto di vista dei supereroi, però io spero che comunque i fratelli Russo... Che ne so, il presidente degli Stati Uniti, cioè, sempre se è sopravvissuto, chi lo sa. Esatto, molti magari sperano che non sia sopravvissuto Trump, però vabbè. Vabbè, sì, non viene menzionato Trump. Esatto, quindi io spero che comunque i fratelli Russo ci offrano anche una visione d'insieme e non solo riguardante i supereroi, perché comunque ci devono essere state... Se ti ricordi c'è anche Jeremy Renner. In una nuova veste, tra l'altro, che si autolesiona il braccio con sta spada, bellissimo. Che tra l'altro, a quanto ho capito, forse sua moglie tipo è scomparsa. Infatti si vede tutto triste, tutto mogio. E quindi diciamo che devono essere state anche delle ripercussioni politiche, sociali. Poi chissà come andrà a finire con Tony Stark, perché stava senza studio, nello spazio. E poi c'era un altro che tra l'altro non so se hai sentito, ma non so, i fan hanno tipo contattato la NASA per salvare Tony Stark. Sì, e la NASA gli ha risposto. Ha risposto con il tweet. Sì, tranquilli, Tony Stark è in viaggio. Sta tornando. E poi un'altra cosa che secondo me è interessante, il fatto che comunque molti pensano che adesso il combattimento finale con Thanos sarà il fulcro di questo film, però se ci pensiamo, io penso proprio di no. Secondo me no, perché Thanos alla fine il suo scopo l'ha raggiunto. Questo sarebbe troppo scontato. Esattamente. Diciamo che la Marvel è molto brava a farci stupire, su questo non ci sono dubbi. Thanos comunque il suo scopo l'ha raggiunto. Beh sì, perché comunque quello che voleva fare è riuscito l'ha a farlo. Fatto, cioè poi adesso è indebolito. Non ha più il guanto, non può fare il guanto. Si è dato l'agricoltura, a quanto pare. Cioè, coltiva pannocchie, quindi carciofi e pannocchie. Ma sai che bello, Avengers carciofi e pannocchie come titolo, bellissimo. Come sottotitolo anziché Endgame. Esatto, come Thanos che si cucina il risotto. Lo sai che in un primo momento, appena ho visto il trailer, appena ho visto tipo, vedi, l'inquadratura del casco del casco. Sembrava quella di Kylo Ren. No, di Darth Vader. Darth Vader, sì, è vero. Non so perché, ma mi era venuto in mente Star Wars. È vero, che si vede il casco di Darth Vader nel Risveglio della Forza. Tra l'altro è bellissimo che hanno fatto il logo della Marvel con Marvel con scritto tipo 10. 10, sì, perché festeggia i 10 anni. Infatti anche all'inizio di Infinity War c'era, bellissimo. E quindi, a meno che Thanos non trovi un altro pianeta da equilibrare... Anche tra l'altro c'è un'inquadratura un po' significativa, dove c'è Steve Rogers, cioè Captain America, che piange, che c'è una lacrima. Sì, è vero. Anche questo è interessante, cioè il simbolo dell'America che è distrutto. Tanto Andrea ci scrive un commento che ci dice non possono farlo morire. A chi? A Thanos? Penso Thanos, sì. No, penso che stia parlando di Stark. Non credo. Anche se dicevano già da parecchi film che lo volevano far morire, sì, però se ci pensi in Infinity War si accennava che avrebbe avuto un figlio finalmente. Infatti io credo che nel trailer, quando lui manda il messaggio a Pepper, non sappia se sia vivo o no, ma un po' così, cioè. Sì, tra l'altro lui è rimasto nello spazio, questa cosa interessante. Tra l'altro si è sbarbato Steve Rogers, con la barba era bellissimo secondo me. Tra l'altro il logo è più lungo del trailer stesso, perché Andrea ci dice Stark, sì. Andrea ci dice Stark. Ma guarda, secondo me moriranno definitivamente proprio. Non lo so, in realtà nessuno mi verrebbe da dire. Forse Thor, perché comunque dubito. Credo che i rumors che avevo letto io, tra l'altro,
avevo letto questi rumors qui che sia Tony Stark sia Captain America sarebbero stati quelli che sarebbero dovuti morire praticamente. Mm. Perché sarebbe, si sarebbe giunta alla fine della famosa del loro percorso. Non lo so perché. Esatto, però secondo me Stark e Rogers sono talmente amati come personaggi. Lo so, però Secondo me troveranno una conclusione che metta d'accordo un po' tutti, sia i fan che quelli che magari vogliono un degno finale per questo, per la loro storia. Io ora avevo letto dei rumor secondo cui Capitan America, grazie ai viaggi nel tempo che dovrebbero esserci nel film, tornerà ai tempi della Prima Guerra Mondiale, quando ha combattuto. Quindi, no, era la prima o la seconda? La prima forse. La prima perché seconda era Wonder Woman. La seconda comunque ai tempi della guerra mondiale. No, non devi confondere Wonder Woman, che sono due universi separati. Sì, però mi sa che uno era nella prima e l'altro nella seconda, però non mi ricordo chi con io chi. Voglio controllare, perché io mi ricordo Hitler in Cap. Sì, nel primo capo. Allora America. Sì, forse era la seconda. La seconda, sicuramente la seconda. Vediamo. Il primo Vendicatore. Esatto, lui. Di Joe Johnston. Jurassic Park 3. Esatto. Sì, 1942. Seconda guerra mondiale, perfetto. Sì. Quindi ritornerà indietro nel tempo. Esatto, secondo molti ritornerà indietro nel tempo e ci rimarrà per tutta la sua esistenza. Bah. Stark non lo so. Perché comunque c'è Carter, Peggy Carter, che esatto, è la sua amata. Esatto. Tra l'altro non so se tornerà il teschio rosso che abbiamo visto in Infinity. Ah sì, che comunque stava lì con un altro attore che diceva... Sì, non era Hugo Weaving. Io mi chiedo in Francia come si chiama. Avengers? Vendicateur. Devo vedere, perché sinceramente... Sto cercando sono un po' ridicoli i francesi, infatti The Mike l'hanno Mag, tipo Le Dent de la Mer, no, Le Dent de la Mer era lo squalo, mi sa. Sì. The Mike l'avevano chiamato tipo in Trouble Arc, una cosa del genere, tipo che sarebbe tipo in acque pericolose, tipo. Sì, una roba del genere, adesso non ricordo. No, sì, i francesi sono peggio di noi comunque, perché almeno noi i titoli tipo per esempio Captain America si dice Captain America Le Premier Vendicateur. Mamma mia. Aspetta, voglio vedere Infinity War invece. Vediamo. Le Vendicateur War Infinity War. Infinity War. Aspetta, qua vedo. Sto guardando qualche scena di Endgame. Cioè, vabbè, Thor con la felpa triste. Ah, sì. Che si veste come gli umani. Esatto, con un palese occhio di. Ah, poi c'è Nebula. Oh no, l'hanno chiamato come? Avengers La Guerra dell'Infini. La Guerra dell'Infini, cioè ci abbiamo quasi azzeccato. Alessandro Pedretti scrive un commento: spoiler, Thanos verrà battuto da Indiana Jones. Sì. No, Indy secondo me con la sua frusta riuscirà a battere chiunque. Oh no, Age of Ultron l'hanno chiamato L'Ère d'Ultron. L'Ère d'Ultron, grande i francesi. Come tipo Joe, se l'hanno chiamato le dente della mer. Il dente del mare, bellissimo. No, i denti del mare. I denti del mare, però almeno il loro titolo non spoilera la creatura, il nostro lo squalo, proprio palese. Proprio a dire, è quello, eh. È questo, lui. Togliamo il mistero, è lui. Quando ancora non c'erano i trailer spoileranti, vabbè. Vabbè, forse un pochino si vedeva nei trailer lo squalo, sì, però non più di tanto. Anche dalla locandina, in realtà. Quindi, spoiler per chi ha fatto la locandina. Penso che fuori dal cinema ci fosse la locandina quella... Tra l'altro, sai che Luigi di recente ho letto che quella locandina, l'artista che l'ha realizzata, la locandina dello squalo, ha avuto l'ispirazione in un museo. Praticamente si è ritrovato... sai che a volte appendono gli animali impagliati sul soffitto? Sì. E praticamente lui si è ritrovato sotto questo squalo impagliato e si è visto praticamente la visuale della sagoma dello squalo sopra di lui, e grazie a quell'immagine gli è venuta l'ispirazione per la locandina. Bellissimo,
Ma infatti, comunque, la locandina dello squalo è proprio la prospettiva dello squalo, come se fosse visto da sotto. Così, come se realtà. Stesse guardando così. Esatto, è bellissima questa cosa. Non mi ricordo dove l'abbia letto. E poi mi sa che gli squali credo che abbiano una vista a 180 gradi, no? Sai che credo di sì, credo di, non sono sicuro. Perché c'ha un occhio qua, un occhio qua, no? Quindi dovrebbero vedere tipo quest'arco di... Sì, sì, tipo visuale panoramica. Praticamente. Vedono in CinemaScope, praticamente. Esatto. Anzi, no, vedono in 70 mm. In 70 mm come in Full 8. Anche Dunkirk l'hanno girato. Dunkirk. Ah no, vabbè, un paio di scene, ma... Sì. E tra l'altro... Guarda, Luigi, stavo guardando qualche scena di Endgame, però non... Stavo vedendo Captain America Civil War, perché ho scoperto che esiste la versione IMAX. Ho scoperto che le uniche parti IMAX sono le scene... Quella in aeroporto. Nell'aeroporto. Sì, è vero. Non so perché. Invece credo che Infinity War sia in IMAX. Alla fine ho scoperto che quelle IMAX sono praticamente 16 noni senza il CinemaScope. Ah, sì, proprio... Invece Infinity War credo sia tutto in IMAX. Sì, che poi l'hanno fatto in CinemaScope al cinema, è un altro conto. Sì. Perché comunque se ci pensi in sala, quando vai in sala, lo schermo è già CinemaScope, quindi qualsiasi film proiettano sì, è sempre CinemaScope. È vero, anche Jurassic World Fallen Kingdom è in CinemaScope. Che tra l'altro è l'unico della saga a essere CinemaScope. L'unico della saga, sì, perché Bayona ha voluto... Direi finalmente, perché... Più, sì, ci stava. Cioè, ma anche da Jurassic World, secondo me, ci stava il CinemaScope. Jurassic World era in 70 mm, non vorrei dire una cavolata. Mi sa di sì, forse qualche scena era in 70 mm. No, sì, comunque ricordo che Colin Trevorrow aveva voluto adottare un... Trevorrow, un... Che tra l'altro tutti dicono, ma non si riesce a pronunciare, perché... Ah, è Trevorrow, io però continuo a dire Trevorrow, perché infatti in un'intervista che c'è anche nel DVD di Jurassic World, c'è Chris Pratt che dice, there is my... quando si intervista una vicenda, dice, I'm here with my director and friend Colin Trevorrow, e Colin gli dice, ah, finalmente l'ha imparato a dire correttamente, e Chris gli fa, Trevorrow, like tomorrow, like tomorrow, e fa troppo ridere. No, e mi ricordo che Colin Trevorrow ha voluto adottare un formato più particolare, perché mi sembra... Ma era 70 mm, ma era 65 forse, non mi ricordo. Probabile, perché era un po' più... era un po' leggermente più largo del CinemaScope. Leggermente. Sì. Tra l'altro... Aspetta, in italiano, sentiamo come si dice... Trevorrow. Ho abbassato il volume, quindi non si sente proprio. Colin Trevorrow. Trevorrow. Ah, ma tu hai la voce maschile su Google Traduttore? Non lo so perché, ma la voce italiana è maschile, la voce quella femminile è inglese. Ah, io mi sa che c'ero sempre... Ha detto in inglese? Trevorrow. Bellissimo. Okay. Tra l'altro Colin, quando ancora doveva dirigere Star Wars Episodio 9, poi poi veniva aveva detto che avrebbe voluto girare delle scene proprio nello spazio. Sarebbe stato bello da vedere. Ah, chissà, sarebbe stato bellissimo. Immagini Jurassic World ambientato Jurassic Space, bellissimo. È una cosa che Sharknado 6 forse ha fatto già. Mi sa di sì. No, perché l'ho visto solo una volta e una volta basta. Io non l'ho visto ancora. Un giorno mi devo fare la maratona di tutti i film. Stavo riguardando qualche scena del trailer. Alla fine non c'è molto da dire perché mostra proprio poco. Esatto. E secondo me è anche un bene, perché sennò... Molto d'atmosfera. È anche un bene che non abbiano mostrato più di tanto, perché sennò poi... Assolutamente. Si sia nello spoiler, sia naturalmente su quello che, su cui poteva basarsi questo... Esatto. Ma in realtà la Marvel è molto brava in fatto di trailer. Credo perché sia il quarto Avengers, giusto? Sì. Questo sia il quarto. Quarto Avengers. Esatto. Perché perché alla fine Civil War si può considerare Avengers, però si può considerare anche il terzo di Captain America, ma si può considerare anche il quarto di Iron Man. Sì, è un po' di tutto. Infatti io lo considero... Avengers 2.0 apocrifo. 2.5, tipo. No, però, tipo...
ho detto tipo, invece di Iron Man, ho detto Iron Man. Iron Man. Così con l'accento. Io non ho mai capito una cosa. Ma perché per certi supereroi, tipo Spider-Man, Iron Man... Che tra l'altro stavo vedendo proprio questo oggi pomeriggio. Cioè ho detto Spider-Man 1, si dice Man. Man. Spider-Man. Spider-Man. Tra l'altro ho proprio chiesto a Google Traduttore, è un po' insicura come cosa, però Google Traduttore mi ha detto che si può dire sia Spider-Man... Che Spider-Man. No, Spider-Man proprio, Spider-Man. Ma al plurale con la E, invece di man, men, al plurale uomini ragno, per dire, si dice uguale. Cioè, si dice sia Spider-Man, uguale. Non cambia quindi la pronuncia. No, è identico. Ma infatti io mi sono sempre chiesto, tipo questi super Spider-Man, Superman, Iron Man, si dice man, ma tipo Batman, perché man e non man? Perché non Batman. È Batman? Oppure Spider-Man? Beh, perché? Non lo so, ma capire perché. Ma forse perché suona male, forse. Però tipo anche in inglese. Batman si dice... è un po'... Infatti, io credo che gli inglesi dicono Batman. Cioè, dicono Batman. Noi diciamo Batman. Pronunciamo proprio là. No, adesso voglio provare a sentire. Non lo so, ma non mi è mai stata chiara questa cosa. Ok, sentiamo. Batman. 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 Che poi mi chiedo quel povero doppiatore italiano che si deve spaccare le corde vocali ogni volta. È Santa Maria nella trilogia del Cavaliere Oscuro. Invece Ben Affleck e Riccardo Rossi. Riccardo Rossi, sì. E tra l'altro Simba da grande. Esatto, che tra l'altro ho scoperto che non si dice Rossi si dice Rossi. Sì, Riccardo, come si può dire Rossi? Dipende un po' da, ecco, tornando in tema di pronunce, dipende un po' da regione in regione, perché tipo noi... No, non è, di regione in regione, è proprio nell'italiano corretto, per diciamo chi vuole fare dizione. Si dice Rossi. Pesto. Ecco, l'ho mangiato oggi tra l'altro. Oh, che buono. Che tra l'altro ho riscoperto il sapore del pesto 3 anni fa e ho detto, oh mio Dio, perché non me lo so mangiare? Che tu non mangiavi le cose verdi, mi sa. infatti, e ho detto, ma questo è buonissimo. Poi noi siamo i king of the... Se Godzilla è il king of the monster, noi i king of the pesto. King of the pesto. Queste sono un po' come peste buboniche. Sì, è vero, non sarebbe molto... Che alcuni pesti tipo sottomarca qua li fanno venire veramente. Sì, quelli sì, è vero, fanno venire. No, però hai visto come siamo passati a Godzilla? Al pesto. All'addizione al pesto. È il bello della diretta. No, ma infatti il pesto va fatto in casa o col mortaio o col frullatore. Metteteci. Con i pinoli. Adesso faccio l'Alessandro Borghese della situazione. Location, il pesto va fatto con il pecorino, il parmigiano come preferite. Poi va schiacciato nel mortaio o frullato nel frullatore. Poi metteteci i pinoli, non le noci, i pinoli. I pinoli. E poi fateci un po' quello che volete, gli gnocchi, la pasta, i peperoni, non lo so. Quindi vi saluto. Questo potrebbe... Mi piace. Voto 10. Il mio voto potrebbe ribaltare... Diceva anche un'altra frase molto... Potrebbe ribaltare o confermare. Ah, sì. Comunque, torniamo all'argomento principale, perché sennò poi ci... Per riprenderci da questo... Abbiamo divagato in maniera... Esatto. Però bene. Ci sta. Vabbè. Comunque, dicevamo, facciamo un piccolo omaggio a Stan Lee, The Man, che tutti chiamano Stan Lee the man, The Legend. Mazza, è stato anche nell'ultimo Venom. Recentemente però ho recuperato Deadpool 2, che non avevo visto. Ah, sta anche lì, è vero. Sta anche lì, però sotto forma tipo di pittura in un muro, non c'è proprio lui. C'è la sua faccia gigante in un muro. Invece mi ricordo che nel primo Deadpool era tipo un DJ in una discoteca. Sì, è vero. Vero. Lì era divertente. E tra l'altro non so perché adesso hanno fatto una specie di versione non volgare. Sì, tipo che esce a Natale, Once Upon Time in Deadpool, una cosa No, senza Time. Once Upon in Deadpool. Once
Deadpool, una roba del genere. Ma infatti sarebbe tipo c'era una volta Deadpool. Esatto. Non ho ben capito questa manovra. No, invece l'hanno spiegata bene, perché hanno detto che non mi sono informato. Questo film qui faranno questo film qui, questa versione del film per i un po' modificata, sia un po' per i bambini, ma sia anche per come, cioè, gli incassi verranno devoluti per la cura contro il cancro, mi sa. Ah, beh, interessante allora. Sì, perché hanno detto che ci sarà il protagonista di La Storia, non La Storia Infinita, La Storia Fantastica. Ah, La Storia Fantastica. Sì, che negli anni 80 era un bambino, però adesso è adulto, che sta in un ospedale e c'è tipo Deadpool che gli racconta la storia del secondo film, praticamente. Credo che sia così la storia, perché dice che hanno girato in un solo giorno queste riprese qui aggiuntive. Davvero? Sì, dice in un solo giorno. È che poi è interessante perché è forte, perché comunque il protagonista, Wade Wilson, è affetto da... infatti, è vero. È ammalato terminale. Quindi hanno fatto bene a fare questa cosa. Ma infatti aveva scritto tipo Ryan Reynolds che gli incassi andranno in presenza. Sai che non lo sapevo, pensavo fosse una cosa sempre, tanto per... Scrivendo in tema, perché lui, essendo Deadpool, ha scritto for fucking... Sì, esatto, sì. Sì, alla Deadpool proprio. Alla Deadpool, come l'avrebbe detto lui. Un po' come Josh Brolin, che quando ha condiviso il trailer di Avengers 4 l'ha scritto per il 50% delle persone restanti ancora in vita. È un quella faccina indemoniata da e poi un'ironia che abbia fatto anche più o meno il cattivone in Deadpool 2. Sì, che era sempre Josh Brolin, tra l'altro. Infatti, vabbè, lì con la motion capture lì senza. Esatto. Sai che non lo sapevo questa cosa di Deadpool, mi fa piacere, perché pensavo fosse una cosa tanto per accumulare ancora qualche soldino. Infatti io in un primo momento non stavo capendo, poi dopo ho detto, sì, andiamo a vedere, perché mi stava interessando, ho detto, però in Italia a quanto pare no. Infatti te lo volevo chiedere, non uscirà in Italia? No, in Italia no, a quanto pare, però spero che magari peccato in un prossimo futuro lo facciano. Perché comunque sono scene interessanti, dai. Ma poi in realtà, cioè, più lo fanno uscire nel mondo, più possono guadagnare. Meglio è, esatto. Credo che anche in Italia si soffra di questa patologia. Sì. Ce l'hanno solo in America. Esatto. Comunque, dicevamo di Stan Lee, Stan Lee, the man. No, in realtà l'ho chiamato Stan Me. Stan Me, Mario. It's me, Mario. Comunque, no, Stan Lee, the man, visto che ci ha lasciato prematuramente, insomma. Sì, aveva comunque la sua età, c'ho da dire. Però comunque era un uomo ancora però è morto per una sciocca polmonite, insomma. Sì, è vero. Non ha retto, purtroppo. Vabbè, una certa età, naturalmente. Non si hanno aveva le stesse forze immunitarie di una volta. Aveva, mi sembra, 91 anni. No, 95. Però era ancora lucidissimo, cioè si divertiva ancora. Ma infatti poi famosissima la scena quella di Age of Ultron, che diceva Excelsior! È vero. Ma il mio preferito di cameo, forse... È quello di Amazing Spider-Man, là. Amazing Spider-Man, bellissimo, quello dove lui aveva le cuffiette dietro. Sì, con queste qui, tipo. Quello è bellissimo. Con queste qui, tipo. È lui che fa tipo così. Così, e non sente niente. Bellissimo. Oppure, un altro bello, qual è che era? Ce ne sono tanti. Anche in Ant-Man, nel primo, quando c'era Michael Peña che raccontava la storia. E c'era lui che si trasformava in Stan Lee, non so se te lo ricordi. Ma anche in Guardiani della Galassia 2, là c'era lui che stava con il casco e che diceva, stava raccontando la storia. Lì interpretava una specie di osservatore, un personaggio che c'è nei fumetti. E quindi Stan Lee the Man, che dire, grandissimo uomo. Tra l'altro non so se anche tu Luigi lo guardassi, io quando ero un po' più piccolo seguivo, mi sembra su Discovery, una serie chiamata Stan Lee Superhumans. E praticamente, bellissima, e praticamente c'era Stan Lee che faceva il presentatore e andava alla ricerca di persone che avessero con i superpoteri. Geniale, era bellissima. Sì, ma era perché mi ricordo che c'era tipo il tizio che riusciva a tenere tutte le cose di...
era tipo teneva tipo i sì, poi c'era un altro, insomma. Poi c'era un altro che riusciva a camminare a piedi nudi sui cocci di vetro infuocati e sui tizioni ardenti, dei pazzi. E mi faceva ridere perché c'era star lì chiuso in questo stanzino che diceva: ah, oggi se voi oggi vedremo lo Spider-Man, diceva tipo voi siete abituati a Spider-Man, a Hulk, ad Iron Man, oggi vi mostrerò i veri supereroi, tutto così, tutto esaltato. con i suoi immancabili occhialoni giganti. Sì, immancabile, grande Stanley. No, vabbè, veramente, ovviamente diciamo che lui comunque è diventato iconico negli ultimi anni, ma poi cioè, comunque ha creato penso tutti i personaggi della Marvel. No, ma infatti cioè proprio dai Fantastici 4 agli Avengers, tutti, ai Guardiani sì, della Galassia, so. tutti i suoi, sono tutti quindi, i suoi creazioni. Quindi insomma quindi comunque è stata la mente dietro tutta... Quindi praticamente l'ultimo, questo qui, Endgame, sarà l'ultimo film dove comparirà... Sì, è vero, perché ha fatto... Anche se dicevano che era un po' immorale, però, anche secondo me... No, ma non farlo... è vero. No, immorale... No, fammi dire, stavo finendo. Ah, okay. Era un po' immorale, anche secondo me, questa cosa qui... di farlo per i prossimi film in cui no, secondo me non faranno, no, non è la stessa cosa anche perché se ti ricordi si era sollevata la stessa polemica per Leyline per episodio 9. Sì. E quindi poi alla fine non si sa se è confermato, useranno delle scene di repertorio che Abrams aveva usato per episodio 7 e che non mi convince tanto neanche a me cosa. Cioè io mi immagino tipo, perché non, come fanno a far collidere tipo i personaggi tra loro? Sì. Almeno che non faranno tipo vedere flashback, non lo so. Esatto, perché tipo oppure la fanno vedere tipo sempre di spalle. Non lo so. No, hanno proprio detto così, no. Delle scene tagliate da episodio 7. Però cioè, non capisco, perché comunque la storia sarà diversa, quindi anche i dialoghi saranno diversi. Ma poi io mi immagino tipo un personaggio in un'inquadratura e lei l'ha sempre nell'altra, senza che ci siano comunque entrambi nella stessa inquadratura. Poi vabbè che oggi con le tecnologie che hanno possono fare miracoli. Perché si possono clonare la persona e metterla lì. Però non lo so. Ma in Rogue One era più giustificato, perché comunque Peter Cushing purtroppo è passato a migliore vita. Sì. E comunque, infatti l'hanno proprio accreditato come ultimo nella filmografia compare. Vabbè, ma era necessario, diciamo che in Rogue One era necessario. Era necessario, ma... e poi anche comunque lei la giovane era... anche se non era proprio realistico al 100%. Sì, non era, però in realtà sai che molte persone anche in un certo senso mi ha ricordato tanto Ready Player One, perché vero che erano molto Ready Player One, comunque erano volutamente videogiochi. In realtà in Rogue One noi vabbè lo vediamo perché lo sappiamo, però ero andato a vederlo con gli amici di Radio Immaginaria. Nessuno di loro aveva notato che fosse in computer grafica, nessuno. Quindi comunque insomma vuol dire che la gente anche se la gente non è così tanto ferrata in materia può anche pensare che quello sia realmente vero. Esatto, ma poi comunque l'avevano fatto bene, cioè nel senso era fatto bene. L'occhio coglie sempre ciò che è fatto in computer grafica, cioè gli effetti speciali comunque adesso molti criticano la CGI che per carità. No, ma assolutamente quella di Rogue One è quasi impercettibile, cioè non si capisce neanche dove inizia l'effetto speciale e finisce. È vero. Sì, in Rogue One l'hanno usata molto bene, anche perché magari fa anche delle retroproiezioni che non si usavano da... Sì, ma infatti Edwards viene comunque da un... lui era un effettista proprio, anche per il suo primo film, Monsters. Lui ha curato tutto, fotografia, regia, montaggio, effetti speciali, musiche, tutto. Quello era un film indipendente, però anche in Godzilla e Rogue One comunque c'è un uso molto sapiente della computer grafica. Cioè in Godzilla è impressionante, cioè sembra vero. No, ma infatti cioè, è bellissimo. Sembra molto molto realistico. Sì. Anche Kong effettivamente, ci Kong, si riescono a contare tutti i peletti. Tutti i peli, sì, Kong è fatto da Dio, sì, è vero. Ma anche comunque gli ultimi Jurassic...
Tipo Fallen Kingdom comunque ha usato degli animatronics davvero belli. Beh sì, infatti si vedeva sia l'Indoraptor sia il T-Rex. L'Indoraptor e anche lo stegosauro, quello a cui preleva il dente Ted Levine. Ah, è vero, vero, vero. Che, vero, dice, vero. Che si vede rispecchiato nell'occhio. Nell'occhio, che dice, lo sentirai quando ti sveglierai. Ah, a proposito, Jurassic Park si unisce agli oltre 700 film classici della National sì, Registry Collection. Ma solo adesso l'hanno inserito. Ci vuole il tempo che passa, se no il film non diventa cult. Perché comunque cult. Lo squalo mi sa nel 2002-2003, l'hanno messo nei registri, la National... come cavolo si chiama, non lo so più. Nella National Gallery... National Gallery Registry, una cosa del genere. Registry. Non lo so. Non so se l'hai visti, sono usciti dei nuovi poster di Godzilla. Godzilla sì, 2. Sì, che l'ho visto. Dei character poster, con Ghidorah, Rodan, Mothra. Yes. Bellissimi. Oh mio Dio. Sono belli davvero. Sì, vedi che anche qua giocano molto sul cambio cromatico. Sul colore, C'è Ghidorah giallo, Mothra blu, e Rodan bellissimo, oh mio Dio. Godzilla mi sa verde? Godzilla sì, penso sarà... Sì, penso. Godzilla non c'è, ci sono solo i mostri. Ah, non hanno messo Godzilla, che è il più importante. Esatto, ma sono bellissimi. Quello di Rodan è spettacolare. A me piaceva tantissimo il concept art, quello che uscì tanto tempo fa, quello di Mothra, era bellissimo. Bellissimo. Cioè, era una farfalla vera proprio. Ho capito quale, bellissimo. A me piaceva molto anche quello di Rodan, che era molto, sembrava proprio ufficiale, quando... Ma uscì, mi sembra, già nel 2014, che sembrava, era proprio fatto come l'avrebbe fatto. Quasi di edizione non si dice 14, ma si dice 14. 14. Comunque no, dicevo sì, erano bellissimo. Spettacolari quel concept art, cioè erano mamma molto mia. Realistici. Perché avrebbero dovuto essere... Esatto, uscirono dei concept art come... Perché noi li diamo come scherziamo, le avrebbero già... Che sono già passati 4 anni, ridendo e scherzando. Quasi 5 anni. L'anno prossimo sono 5 anni. Tanto... Cioè, abbiamo aspettato con pazienza, senza accorgerci di questo Godzilla 2. Cioè, come passa il tempo. No, tra l'altro Godzilla è un film importante, perché, non so tu Luigi, ma è il primo film per cui, di nuovo userò questa parola, ho avuto veramente hype. Io mi ricordo che ero alle medie, e c'era questo mio amico Giovanni, che salutiamo, non so se ci sta ciao seguendo, Giovanni, non so chi tu sia, che con cui parlavamo sempre di film, e lui mi consigliò Pacific Rim perché aveva visto il trailer. Io ancora non ero nel mondo, cioè ero piccolino, non ero ancora nei trailer, cioè non guardavo i trailer, e quindi andai a vedere questo Pacific Rim senza particolare attesa, diciamo, cioè ero curioso. E mi piacque da morire. Quando seppi che doveva uscire un nuovo film di Godzilla, ma avevo veramente una grande attesa. Ed è il primo film per cui ho veramente avuto ansia, aspettativa. Poi da lì sono seguiti Jurassic, Kong... Beh sì, perché mi ricordo che tu già dal 2012 dicevi Jurassic Park 4. Sì, esatto. Sì. E nel primo video dicevo, questo è il mosasauro, come sarà in Jurassic Park 4. Chi lo sa. Chi lo sa. Dicevo, no, ma infatti tipo io ho visto un video vecchissimo del 2013 dove dicevo sì uscirà sì mi ricordo dicevo mi tipo ricordo. Uscirà Star Wars 7 direi. Jurassic Park diretto da Colin sì dicevi proprio sì era ufficiale già. Vabbè, ovviamente parlavo anche dello Squalo 5 con la speranza che uscisse, però lo Squalo 5 però spero non esca. Ah, qua vedo che stanno pubblicando anche le testate italiane la notizia che Michael Gross farà Tremor 7. Ah, bene. Dopo la condivido questa notizia. Tu Luigi, cosa ne pensi della cancellazione della serie TV con Kevin Bacon? Di cui che secondo me hanno sbagliato, perché secondo me avrebbero dovuto fare un test anche nel resto del mondo, cioè non solo Concordo. In America, perché secondo me probabilmente anche, non dico in Italia, però insomma, credo che un piccolo numero di fan in Italia ci sono. Concordo. Sì. Non so chi altro sinceramente, però penso che alla ma gente guarda, piaccia in realtà i fan di Tremor sono tantissimi in realtà, e poi comunque dico questa scusa serie... anche se mi chiedo, non ha senso fare la serie e poi far vedere il trailer, esatto, cioè, ma infatti secondo me e adesso non lo potrà vedere nessuno.
Ma infatti, cioè, io non capisco perché, cioè, a me dispiace molto, perché non so se l'hai visto, il trailer era bellissimo. A parte, secondo me, il Graboid alla fine, che era un po' meno schifo come design. Però per il resto era bello, cioè, cavolo, c'era avevi Kevin Bacon nella serie TV su Tremors. Cioè, ma... cioè, come far tornare Fred Ward, per dire. Ma tra l'altro sai che Fred Ward, se l'avessero continuata, sarebbe tornato negli episodi successivi, mi sembrava di aver letto. Cioè, ma hai due attoroni così che tornano a fare un film cult degli anni 90? E tra l'altro non l'hanno messo neanche su Wikipedia, questo... No, niente. Tra l'altro il regista era Vincenzo Natali, che ha diretto Slice, The Cube. Cubo, che sono film bellissimi. E a parte il design del Graboid, che non era proprio granché, però penso che ci fossero anche quelli... Cioè, non capisco perché girare un pilot e poi annullarlo così. Due anni fa io e te parlammo di un ipotetico Freddy Krueger interpretato da Kevin Bacon. Da Kevin Bacon, è vero, sì, è vero, nella live in cui parlammo anche di The War di Giorgio Romero, forse. Ah, eccolo qua, vedi, Future Television Series. Forse. Di Tremors, che l'hanno girata, dicono, nel 2015. Sì, e però non so, la volevano far uscire per Amazon Video, ma che però Ma infatti molti hanno fatto, il pilota è stato spostato su Sci-Fi e poi niente. Molti hanno fatto anche delle petizioni affinché Netflix acquisisse, direi, i diritti. Il 28 aprile del 2018 è stato annunciato che Sci-Fi avrebbe trasmesso il pilot, però poi non si sa se l'hanno trasmesso o no. In realtà Ron Underwood, il regista del primo film, l'ha visto. E comunque è stato perché non anche so... sceneggiatore del Tremors 6, praticamente. Ron Underwood? Sì, è sceneggiatore del sesto Tremors. Davvero? Ah, non lo sapevo. Stava nella di sceneggiatori, cioè sta scritto sceneggiatura di, vabbè, sì, sta il tizio, però insomma c'è anche lui tra quelli che hanno scritto il soggetto. Non lo sapevo. Beh, allora carino che sia coinvolto anche lui, ma infatti io spero che in questo Tremor 7, che spero sia ambientato in Australia come io vorrei da sempre. Ma l'Australia non esiste, perché la terra è piatta. Esatto, l'Australia non esiste. E dalla Norvegia si vedono i canguri. Ovviamente, che non esistono perché le strade... Che non esistono perché l'Australia non esiste. Comunque, secondo me la serie di Tremors è stata una grandissima occasione sprecata. Sprecata, ovviamente. E pensa che Ron Underwood ha commentato questo episodio e mi sembrava che avesse detto che in linea di massima gli era piaciuto, ma che avevano concentrato troppo la storia sull'alcolismo di Val. Però cioè, nel senso, non ci sta, secondo me. Sarebbe stata una serie di, mi sembra, 8-10 episodi, quindi cioè, avevano tutto il tempo per mostrare altre cose. Hai visto che adesso ci sono anche le storie su YouTube? Come su Instagram? Ho visto, però è una stupidità. Una cavolata, lui già su dimmi. Sai che prima parlavamo del nome del T-Rex di Jurassic Park e Jurassic World? Ho visto che si chiama diversamente. Roberta, no, qua sul forum di Jurassic Park Italia hanno postato un tweet di Colin Trevorrow. Yes. E lui ha scritto: "She'll always be Rexy to me." Sarà sempre Rexy per me. Quindi, sì, ma secondo me è il nome perfetto. Cioè, non è Roberta, cioè, grazie Colin. Roberta non va bene, Roberta. Roberta, perché Roberta? Non ci sta. Quando sono andato al centro commerciale, mi sa la settimana scorsa, sì, a un grande centro commerciale, ho visto uno che era identico, era Chris Hemsworth, era lui. Sì, ho detto, oh mio Dio. Sembrava lui, ho detto, che ci fa Thor qui? C'è Thor qui, è venuto a sconfiggere. Sembrava Chris Hemsworth, ho detto, ma che ci fa? Probabilmente stesso fisico, stessa faccia, stessa barba, ho detto, è lui. Probabilmente è andato in un ferramento. A combattere Hulk. A comprare un martello nuovo, siccome l'altro... comunque sì, in effetti Luigi, il poster di Godzilla era già uscito giorni fa, quello dove c'è Millie Bobby Brown, che era blu scuro, quello che hai usato anche come... Sì, effettivamente possiamo considerarlo un character poster, come gli altri. Beh, sì. No, quello di Rodan è il mio preferito. Mamma mia, che bello che è.
Anche se, ripeto, il mio kaiju probabilmente preferito potrebbe essere, anzi è Mothra, nonostante io abbia Mothra. repulsione Per per gli gli insetti. insetti. Mothra anche a me piace tantissimo. In realtà sai qual è il mio kaiju preferito, che però non fa parte dei film della Toho? Gamera. Non so se hai Ah, mai sì. visto. Sì, ti ho visto. Una Gamera, specie il tartarugone. tartaruga. Esatto, il tartarugone, che tra l'altro mi aveva prestato la trilogia, questo sempre Giovanni, il mio amico che salutiamo, mi aveva prestato la trilogia e Ciao me ne ero Giovanni. innamorato. Ciao Giovanni. E in particolare il terzo film, Revenge of Iris, è bellissimo. Perché cioè, aveva degli effetti speciali stupendi. E poi Gamera è un mostro fichissimo. Non è della Toho, è tipo della Daiei, Daiei. Infatti, Però sembra un mostro misterioso. sì, ma infatti è palesemente ispirato ai kaiju della Toho. Infatti, molti pensano che hanno ipotizzato che la montagna, quella che si vede muovere Ah, nel trailer di sia Godzilla, Gamera. potrebbe essere Gamera. A me piacerebbe tantissimo, però non credo, perché non hanno i diritti, non lo so. Infatti, Però anche sì se che però ti ricordi era che c'era un uscito. trailer. Bravo, sì, te lo stavo per dire, bellissimo. Che sembrava ufficiale, tra l'altro, quel trailer. Non Invece so no, se era fosse. fake. Fake. Però era fatto bene, che c'erano anche tipo delle piccole creature che. Non, sì, delle altre creature che correvano prima che scomparisse Gamera. Bellissimo. Non so che fine abbia fatto quel progetto. No, effettivamente era un progetto un po' cioè, era interessante, assolutamente, Era molto interessante. anche perché mio padre mi raccontava che lui al cinema, quando marinava la scuola, la mattina, proiettavano questi film qui, tra cui Questi anche film. lui, sì, lui, mio padre ha visto Tintorera, Lo squalo che Ah, lo uccide, squalo, quello dello squalo tigre, sì. Che sì, ha visto poi anche è più Grizzly, Grizzly. Mi manca Grizzly. Ho Frankenstein visto Junior con mio zio. Ah, bellissimo. Tra l'altro lo vide al cinema all'aperto. Sono cresciuti con questi film. Se non sbaglio anche Bellissimo. Ghostbusters, se non sbaglio. Ghostbusters. Esatto. No, però non ricordo. Comunque mio padre ha visto parecchi film di questo genere qui, anche, tra cui anche appunto lui mi aveva detto un film su Gamera, poi non so quale dei tanti, perché so che ne sono Sì, usciti ce ne tanti. sono. Sì, ce ne sono. C'è la trilogia, quella ufficiale, poi credo sia comparso in altri Ma film. presumo che lui abbia visto l'unico film che è arrivato in Italia di Gamera, cioè Attenzione, arrivano i mostri, credo. Attenzione, arrivano. Ah, sì, c'è anche in DVD, mi sa, in Che vendita su Amazon. credo, eh. Non so se sto dicendo il vero. Sì, Aspetta che ce n'è controllo. uno. Aspetta, ce n'è Quindi uno diciamo in che cui. tra i film di Gamera è l'unico, se non sbaglio, che hanno fatto in Italia. Sì, è vero. Ce n'è uno che tra l'altro vendono anche. Aspetta, si chiama Sì, Attenzione, arrivano King i Kong, mostri, sì. l'impero dei draghi. Si chiama. Ah. No, però quello che dicevo io si chiama Gamera versus Baigon. Barugon. Daigon. Barugon, Barugon. Darugon. E qua Sì. vedo che c'è questo DVD italiano di King Kong e l'impero dei draghi. Tra l'altro, Attenzione, arrivano i mostri, è il primo film a colori di Gamera, perché Gamera è sempre stato in bianco e nero, In bianco e diceva. nero. Anche se, diciamo, tra i film della Toho, Wattang era carino, dai, perché Wattang, era. sì, Wattang era carino, Vabbè, il almeno. titolo italiano che schifo, cioè, il favoloso impero Wattang, dei mostri. Lì Mothra aveva un ruolo abbastanza importante. Fondamentale, diciamo, perché. Fondamentale, sì. C'è anche il DVD di Wattang. Ah, vedi qua? Ci sono anche altri film che sono arrivati in Italia di Gamera. Ah, Gamera sì? contro il. Sì. Gamera Ah, contro. c'è il film anche che mi dicevi, Atom, quello di Shiro Honda. Ah, sì, Atom, sì. Oddio, c'è una tartaruga simile a Gamera in copertina, però Ma non è lei. C'è tipo. C'è una specie di Squiddy, non sto scherzando. Te lo sì, lo giuro. so. Sì, Poi lo so. una aragosta e una tartaruga. Beh, sì, no, ma quel mostro lì, quello che dicevi, tipo Squiddy, era una specie di mostro creato dall'inquinamento, se non sbaglio. Ah, ok. Beh, una bella critica All'inquinamento, sì. all'inquinamento. Beh, Poi vedo allora. K Katango, Reptilicus. Mamma mia, ma ci sono un sacco di film. Ah, Reptilicus l'ho visto, me l'ha consigliato il nuovissimo minifilm, Ah, no, Balto. com'è? È bello? Carino, dai, è fatto in stop motion, se non sbaglio, Ah, è non l'ho mai abbastanza visto. carino. Una spedizione scientifica danese nell'Artico. Interessante. Sì, ma Ah, cioè, infatti era. sembra un po' Ghidorah.
accidentalmente scongiurato il pezzo di rettile risulta essere capace di rigenerarsi. Che forte. Sì, ma infatti, vabbè, ci sono alcuni effetti speciali che sono ridicoli, però... un po' datati. Però il poster è bellissimo. Facevano dei poster bellissimi all'epoca. Un po' fuorvianti. Coproduzione, esatto, coproduzione America Danimarca, tra l'altro. Esatto. Poi vedo un altro film, L'isola sconosciuta. Questi sono i classici film. Non sembra male. Sì, esatto, quelli tre ispirati al mondo perduto, a King Kong. Sì, ma infatti ne stanno 10.000 di film sul mondo perduto. Ah, vedi, questo... Questa volta c'è un film che si chiama Il continente scomparso, cioè sì. Insomma, ci sono parecchi... Ah, vedi, una spedizione approda sulle coste di un'isola misteriosa dove, secondo alcune voci e leggende, esisterebbero un mondo fermo all'età preistorica. Cioè, praticamente King Kong. King Kong, praticamente, sì. Gli indigeni ci sono, i terribili animali... Uscito dopo altri autorevoli film sul tema dei mostri preistorici sopravvissuti... L'isola sconosciuta è un classico esempio di cinema d'avventura dal fashion esotico. Una fantascienza nostalgica con effetti e trucchi che ricordano altre pellicole sul tema come Il mondo perduto e Sul sentiero dei mostri. Non so se lo sapevi, ma King Kong è tratto dal romanzo che ha scritto Edgar Wallace. Sì, che tra l'altro erano tipo dei draghi di Komodo nel romanzo, mi sa. No, perché comunque non so se lo sapevi, ma Edgar Wallace è stato uno scrittore di film, soprattutto, anzi di libri, e che poi ha fatto comunque film, hanno tratto poi dei film di genere prettamente giallo. Tra cui ci sono un paio di film che ho visto tratti dai suoi romanzi, tra cui Laccio Rosso e Il Teschio di Londra, che sarebbero praticamente due film gialli molto interessanti, che ti consiglio di vedere se riesci a trovare, perché addirittura c'è il Laccio Rosso, Klaus Kinski. Ah, grande, Nosferatu. Esatto, che fa il protagonista. Klaus Kinski. Che fa il protagonista, sì. No, allora, quindi Edgar Wallace, giusto? Sì, Edgar Wallace. No, allora, è bello anche l'inizio del Laccio Rosso, e c'è il tizio al telefono, perché lui sta telefonando, questo qui, sì. E poi viene ucciso, e c'è il tizio al telefono che dice allo, qui parla Edgar Wallace, e poi inizia con la scritta Il Laccio Rosso. Ah, ma è bellissimo. Che forte. Interessante. Ah, ecco, sì. Ha scritto 175 romanzi. 175 più. Oltre 160 film hanno preso spunto delle sue storie. È stato anche tra gli sceneggiatori di King Kong. Esatto, del primo. È quello che ti stavo dicendo. Interessante. Ah, io pensavo proprio. Ok, che forte. No, oltre ad essere sceneggiatore, ha scritto a quanto pare un romanzo, perché sta scritto tra parentesi Edgar Wallace romanzo. Non so perché. Allora, magari hanno fatto come con Lo Squalo 2, che è uscito il romanzo dopo il film. Aspetta, c'è scritto qui. Infatti, hai ragione, sì. Dalla sceneggiatura del film, Edgar Wallace trasse il suo romanzo. Questo viene erroneamente... Ah, no! Allora, Edgar Wallace è uno sbaglio, perché c'è un tizio che si chiama tipo uguale Wallace. Diciamo per la pronuncia, tipo... E le persone pensavano che fosse stato Edgar Wallace a scrivere, ma in realtà è un certo tizio che si chiama Delos Lovelace. Quindi più o meno, sai, Edgar Wallace. Sì, più o meno, sì. No, ma comunque, perché io sapevo che King Kong, la storia di King Kong, è stata ispirata da dei racconti di un esploratore che è approdato... Come nel film di Roberts. Di Jordan Vodrov, esatto. E praticamente questo esploratore si è imbattuto... Sì, ha un nome impronunciabile. nei draghi di Komodo. E praticamente ha raccontato questa storia ai registi di King Kong, Marianne Cooper e Shaw the Shark. Che poi tra l'altro stava anche nel King Kong di Peter Jackson, che dicevano tipo... Che ti ricordi c'era Jack Black che stava in macchina, che diceva chiamiamo Freeway per fare... È vero che diceva, c'era questo piccolo... E lui diceva, non è il suo assistente, diceva ce l'hanno, come si chiama? Ce l'hanno Marianne Cooper. Show the Shack. E lui ha detto...
E Jack Black diceva tipo, ah sì, Cooper, ci dovevo pensare prima. Quindi è come se avessero girato i due King Kong contemporaneamente. Esatto, esatto. Con mezzi diversi. E praticamente diversi, sì. Loro, invece dei draghi di Komodo, ci hanno messo i dinosauri e il gorilla gigante. Beh, sì, tra l'altro sai Luigi che tempo fa, tipo un paio di anni fa, avevano, no forse l'anno scorso, avevano diffuso questa notizia, a quanto pare ufficiale, secondo cui doveva uscire una serie TV su Skull Island proprio, realizzata, qua vabbè, non è proprio un punto a favore, dai creatori di The Bye Bye Man, quel film. Oh, esatto. No. E praticamente doveva essere una specie di sequel del film originale, del 33, cioè doveva essere proprio un... Che già esiste per giunta. Sì, 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 esatto, però proprio un film ambientato tutto su Skull Island, un po' come il film di Roberts, però proprio che riprendesse l'atmosfera di quello vecchio, però hanno diffuso molte testate questa notizia, poi non se ne è saputo più niente. Che sarà successo? Hanno insabbiato la vicenda. Nessun aggiornamento, nessuna notizia, infatti io a volte vado ancora, perché mi sarebbe piaciuto, alla ricerca. Sì che col budget di una serie TV magari... Sì che vabbè, adesso tipo anche Stranger Things, però così hanno degli effetti belli. Ultimamente mi sono recuperato Westworld, dove c'è Anthony Hopkins. Ah, Westworld, tratto da Michael Crichton. Esatto, Westworld, che poi hanno fatto il film, quello con... Il film l'ho visto, tra l'altro diretto proprio da Crichton. Crichton, è bellissimo. Sì, non era male il film. Che poi ho visto la serie, che sono 10 episodi, la prima stagione, devo recuperarmi alla seconda. La prima stagione è bellissima, ci sono alcune sottotrame un po' inutili in un certo senso, però ci sono dei colpi di scena un po' inaspettati, io ho detto ma come è possibile? Infatti chi ha fatto lo sceneggiatore di questo Westworld e chi ha diretto alcuni episodi? Nolan forse. Il fratello di Nolan, Jonathan. Ah, è Jonathan. Infatti, è vero, mi ricordo che era coinvolto. Nella storia principale, nella storyline principale, c'è una sottotrama che è ambientata sia nel presente sia nel futuro, quindi non si capisce se è ambientato tutto nello stesso periodo oppure è tutto ambientato intervallato tra presente e passato. Un po' la Inception. Esatto, infatti è una specie di Inception, se ci pensi. Poi vabbè, ma sai che la volevo recuperare anch'io, però ora che mi dici che merita, perché avevo letto delle belle critiche. Alcune rivelazioni, tipo che alcune persone, tipo, sai no, ci sono i robot lì, no? Sì, gli androidi. Ci sono alcuni personaggi protagonisti che tu dici, vabbè, sono esseri umani, poi alla fine si viene a scoprire alcuni che sono robot. E tu dici, come tipo, il colpo di scena di Blade Runner alla fine. Che sì, di cosa, insomma, Harrison Ford, sì, con l'unicorno Rick yes. Deckard, che tra l'altro non so quale versione tu abbia visto di Blade Runner, forse hai visto quella Final Cut o quella International? Io quella... ho visto questa qui, aspetta che guardo, si vede? Disco 1, The Final Cut c'è scritto. Ah ok, allora hai visto la versione quella diciamo rifatta, perché sì. Io recentemente parlo di 3 anni fa ormai, ho visto la versione quella International, quella che è uscita nell'82 praticamente. Che tra l'altro è un finale diverso e c'ha la narrazione di Harrison Ford. Sì, è vero. C'è Harrison Ford che fa diciamo da voce narrante. Sì, volevo dire sì, non Ridley Scott, ho detto Ridley Scott. Che tra l'altro, è una cosa che sta soltanto nel doppiaggio italiano, perché in originale non esisteva. Ah, sì? Sì, l'abbiamo fatta noi italiani, non so perché, però era bello perché dava molto più quell'aria di noir, sai, no? Sì, di noir, più neo-noir, diciamo, stile cyberpunk. Cyberpunk, post-punk, sì. Bellissimo. Sì. Era più bella quella versione lì, perché credo che, da quanto ho letto, la versione io avevo recensito nel 2015 la versione quella Final Cut, però credo che dovrei cancellarla, perché voglio parlare proprio di quella internazionale, perché Final Cut, sì, perché anche il tuo DVD ha la versione Final Cut. Sì. Due dischi, mi sembra che all'epoca ci fossero stati tipo dei battibecchi tra Scott e i produttori, che lui voleva una versione e loro ne volevano un'altra. Sì, adesso non so quale delle due sia quella voluta da Scott e quale dai produttori. Scott avrebbe voluto quella che abbiamo visto adesso, praticamente quella la Final Cut. Sì.
Sì, che in realtà la Final Cut ha un finale, sì, che è un colpo di scena, però è anche molto ambiguo allo stesso Eh tempo. sì, infatti, invece quello là, quell'originale ti lasciava proprio, ti diceva già come andava a Ti finire. diceva già come andava. Infatti ho apprezzato che nel seguito, in Blade Runner 2049, non ci abbiano detto che effettivamente se Deckard è un replicante o no. Oh Hanno no. mantenuto il Però mistero. Questa vabbè, cosa... stessa cosa più o meno con Ryan Gosling, però se ci pensi. Esatto, Che Corea. Beh, Ryan però... Gosling, diciamo che te lo dicono da subito col replicante, quindi... Anche se in certi momenti ho cominciato a credere che non lo fosse, Sì, perché si comportava un sono... po' troppo... Perché secondo me sì, sono dei replicanti molto... o sono molto evoluti, sono molto aggiornati, Beh, dipende da nel senso... Wallace. Esatto, da Neander Wallace. Sarebbe quello lì, Jared Quello Leto. cieco, sì. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno scritto, tra cui Grazie a tutti, grazie a tutti. Alessandro Pedretti, io Pedretti, li faccio uno per uno. Sandrino, Alessandrino, ragazzi. anzi, visto che siamo entrati in intimità, Sandro Pedretti, Giorgia, Sandro, Giorgio, Riccardo, Andrea, naturalmente Walter. Riccardo, Andrea, Walter, noi siamo il mio film, ciao Walter. Basta, penso basta. Sì, E tutti penso coloro che basta. ci seguiranno In futuro. in futuro, esatto, quando questa live sarà bella Sarà in pronta perpetuo. a Ma è bello che ieri ci stavo disposizione. pensando. Ieri ci stavo pensando. Ho detto, ma ho detto una volta che finisco di registrare, che poi carico il video su YouTube, rimane in perpetuo. Cioè, nel senso, non verrà cancellato da Da nessuno. Ho detto, nessuno. lo potranno vedere anche tra 40 anni. Solo che poi Esatto, diranno, cioè, guarda, a meno che non cioè. venga chiuso YouTube, però non se Ma speriamo di dubito, no. penso che. Non Che credo, tra l'altro vivrà c'è per l'articolo sempre. 13. Adesso questo articolo 13 che ci mette un po' di Ha paura. rotto, sinceramente. Sì, Però. non guadagniamo, poi non usiamo particolari cose protette da copyright. Comunque, niente, vi Comunque, ringraziamo vi di averci seguito. ringraziamo, io Poi che ce lo ringrazio di cuore tutti voi e Luigi di Non Solo Trash per avermi ospitato. Grazie, Cavolo, il ritorno grazie. in live Io il prodigo. di Non Solo Trash e di Ricky Croc. Poi c'erano diversi argomenti di cui parlare. Sì. Anche se ne abbiamo parlato tipo di 3 di 4 a Sì, Monopoli, esatto, però erano belli succosi, diciamo che ce n'era. assolutamente. Anzi, di Godzilla abbiamo parlato di un'ora, quindi Di Godzilla per un'ora praticamente intera abbiamo parlato, un che poi in realtà 24. c'era anche, vabbè, il Re Leone, un sacco di Eh sì, cose, però... abbiamo citato un sacco di cose. Comunque, ragazzi, grazie di Ok, tutto. vi ringraziamo per averci seguito e per chi ci seguirà in futuro e in perpetuo, anche se ci vedrà tra 3 anni, che ne Esatto, che poi... sappiamo. Mettete mi piace se venite dal futuro, mi raccomando, fatemelo Esatto. sapere in un commento se venite dal futuro. Doc e Marti, Ovviamente. salutiamo. Tanto senza copyright se la cantiamo noi. Esatto, ma con l'articolo 13 è probabile che ce lo segnalino anche se lo cantiamo noi. Addirittura. Anche se lo facciamo con le cose. Sì, la cover La cover a cappella. musicale. Esatto, karaoke. Bene, allora vi E ringraziamo nuovamente per averci seguito in grazie a perpetuo tutti, e a viva presto. Godzilla! Ci A vediamo in un presto. altro prossimo video live, non si sa, Non si perché tra una sa, settimana può we cambiare know tutto, come può chi cambiare vivrà, tutto. Sì. vedrà. Va Va bene, dai, bene, quindi grazie a concludiamo tutti. qui e vi Concludiamo qui. ringraziamo e ci rivediamo. Ciao a tutti, Ciao a tutti. ringrazio il mio collega, ciao Grazie a te, Luigi, grazie di tutto e a presto. Ciao ragazzi. ciao. Ciao, ciao. Ciao.